Benvenuti in questo primissimo episodio delle interviste del Cowboy. Oggi siamo qui in diretta esclusiva, come ci dice il caro Ludovico, qui per voi da Futako Tamagawa, sud di Tokyo, che zona bellissima. Ciao a tutti, aggiungiamo Nico Tama per gli amici. Ecco, questa è una roba locale che non la sanno tutti, Non la sanno tutti. Esclusiva, e però. Questo è il primo episodio, appunto, speriamo, di una lunga serie di interviste a italiani, ma non italiani, diciamo, quelli, diciamo, esclusivi, che hanno cambiato il mondo. Noi qua siamo un canale umile e quindi italiani che hanno una vita non troppo strana, particolare, che però si assomiglia molto a quella che potrebbe essere la vostra. Quindi noi siamo coi piedi per terra. E infatti sempre. Oggi abbiamo Ludovico, carissimo amico in primis, ovviamente, che non onore, è stato pagato. Beh, un po' caffè. Vabbè, budget, caffè. Senza lo sponsor, DJ, tutto pagato. Link in descrizione. Link in descrizione / Eccoci. Io direi che possiamo iniziare la camminata. Iniziamo. Da questo bellissimo lungo fiume, vedi? Ma che spettacolino. Abbiamo anche i fans che ci stanno guardando, non quella penso, è la community. Io direi di camminarci, cosa dici? Andiamo, facciamo una camminatina, così racconto un attimo. Eh sì. Allora, posso ringraziare Oliver per... Ragazzi, lui adesso... esclusiva, sabato, stiamo lavorando, Ludovico, questo è un canale umile, sì. Diciamo, noi non chiediamo mai soldi, anzi, siamo noi che serve. Offriamo, infatti, microfono DJI Osmo Action 5 Pro, tutta pagata, diciamolo, E dimmi. Niente, quindi volevo ringraziare per l'occasione, innanzitutto è anche un piacere comunque raccontare al pubblico di Oli, certo, quindi certo. La mia esperienza, magari potrebbe aiutare qualcuno di voi. Assolutamente, questo è, diciamo, il significato principale di questo canale, soprattutto di questo format delle interviste, per aiutare quei ragazzi e ragazze che mi scrivono ogni giorno su Instagram: Oliver, ma io voglio venire in Giappone, come posso venire in Giappone, cosa devo fare, voglio andare in discoteca a trovare la fine. E io non è che posso rispondervi a tutto, però con queste interviste speriamo di ovviamente aiutarvi. Piano piano, ovviamente, Ludovico sarà il primissimo ospite. E speriamo ce ne siano altri, però ci proviamo. Ci proviamo, ragazzi. Comunque, iniziamo pure la passeggiata? Iniziamo. Come per i meme, per il momento che ho firmato un NBA. Esatto, l'NBA. Non ho firmato, ragazzi. L'NBA, non possiamo dire alcune cose. Non disclose. Sarà piena di meme perché io e Ludo abbiamo una peculiarità, cioè noi comunichiamo solo con i meme, tramite i meme di vari content creator che ovviamente apprezziamo e amiamo. Quindi, salutiamo tutti. Quindi se vedete un po' una live memata, è così, va così qua. L'importante per noi è divertirsi, per voi spero che vi divertiate anche voi. A noi non interessa, perché non ci interessano i numeri, diciamolo. Noi i numeri non ci interessano e facciamo le cose solo per divertirci. E per informare il pubblico. Purtroppo c'è un po' di carenza sulle informazioni in Giappone, sull'internet, in Italia, diciamo. E quindi noi siamo qua apposta per andare avanti. Allora, TV Verité, diciamo. È anche YouTube Verité in questo caso. sì, siamo su YouTube. Abbiamo cambiato piattaforma, lo diciamo. Primissima YouTube Verité. Allora, caro Ludovico, noi ci conosciamo da un annetto e mezzo, insomma, abbondante. Ci siamo visti tante volte, sì. Però al pubblico a casa che ci segue, dici un po' di te, da dove vieni e da quanto vivi in Giappone, cioè, questa è la prima domanda semplice. Allora, mi chiamo Ludovico. Eccoci. Io sono originario di Parma. Ah, ok. In realtà della provincia Emilia, non Roma, che sono un po' di rivalità, non diciamo. Sì, però noi ci passiamo solo perché siamo umili e noi per i per terra, ragazzi. Emilia noi l'abbracciamo, gli emiliani, gli vogliamo bene. I romagnoli un po' meno, vabbè, lasciamo stare. No, vabbè, un po' di Maranza, in Romagna, però. Salutiamo tutti. Motorini e figa, però a parte quello, ci abbiamo anche altro, la piadina. Piadina e tutto. Sì, quindi Parma. Parma, provincia di Parma. Qua intanto facciamo la salita per voi, Qua sì. Ci spacchiamo le gambe solo in diretta per voi. Provincia di Parma, sono venuto qua in Giappone, mi sono chiesto del Giappone, facciamo un attimo come esperienze tutta. Eccoci. Allora, sono venuto da Parma, io sono stato al Politecnico di Milano, ho fatto
fatto le superiori a Parma, in provincia, okay, non diciamo, eh. Minghie! Salutiamo la città, tutti. La città, la città del, del, di Divè, non diciamo solo lui. Degli artisti. Degli artisti. Tanto, piccolo... In diretta. Piccolo treno. Dentoshi Line, per chi non conosce, insomma, bellissima linea. Link in descrizione per la mano. Bellissimo ponte, fatelo se venite a Tokyo. Vai, ecco. Andiamo avanti. Fatto il Politecnico di Milano, sono stato ingegnere dell'automazione e controllo. Oppelbacco. Praticamente è quell'ingegneria che si focalizza sul controllare un sistema che potrebbe essere per esempio un sistema idraulico, quindi devi controllare la valvola di un sistema idraulico. Quindi giravi le valvole praticamente. No, per i miei ragazzi scherzo. Il content. Possibile stare in serie, quello è fatto. Esempio classico, controllare, che ne so, anche l'aria condizionata, il condizionatore funziona così, ha un sensore temperatura, tu dici voglio 25 gradi in camera. Tu li metti 25 gradi, poi magari 20, è abbassata la temperatura, arriva un sensore, guarda se è a 20, se non lo è allora cambi i parametri interni e quindi, quindi stai controllando. Beh, roba utilissima per il vivere. In generale anche nella robotica. Per una vita. Quindi anche. Principalmente robotica anche. Principalmente robotica, sì. Ok, quindi ti sei laureato lì? Sì, no, laureato lì. Sì. Sì, laureato da triennale. In Italia? In Italia, a Milano. Diciamolo. Quindi vabbè, qui ho stato così, background di questo tipo, quindi background ingegneristico. Eccolo, sì. E poi è finita l'università, hai fatto, cosa hai fatto? Tirocini, lavori, anno sabbatico, cosa hai fatto di bello? Sabato, vabbè, non diciamo. Allora, in realtà al primo anno dell'università, quindi qui mi ricollegherò alla domanda magari perché sono in Giappone, come potete essere qua? Sì, questa arrivava la domanda, però noi fan qua, ragazzi, possiamo anticipare, mai pieno possiamo anticipare tranquillamente. Intanto salutiamo i fan in diretta scalinata. Questa è una quasi scalinata di Your Name. Oggi avevamo un budget, quasi scalinata. Avevamo un budget limitatissimo e non abbiamo potuto portare quella di Your Name. Però questa è molto bella, ragazzi. Vedete che affaccia sul fiume. Sì, sì. No, perché abbiamo speso tutto per DJI, la camera e il microfono. Link in descrizione. Ovviamente poi se volete acquistare, poi mi scrivete. Quindi la domanda, ecco, sì? Perché si collega subito. Ok, perché no, ho finito, prima di fine la triennale, sapevo già che sarei venuto in Giappone. Sapevi già? Ah, però non è che l'ho avuto, non è che l'ho visto. Il futuro in mano. No, non siamo come altri canali che abbiamo già futuro in mano, però sappiamo. Sì, assolutamente, insomma gli altri ovviamente stanno più avanti. No, ovviamente, link in descrizione. Sì. Attenzione, eppa! Questa è bellissima, BMW addirittura, come sei arrivata qua? Interessante. Qua si facciamo anche vedere la vita comune dei giapponesi. La vita, ragazzi. Non vi facciamo vedere, non è quel canale o quei canali che vi fanno vedere solamente le zone mega turistiche dove vedi luci, ombre. Tokyo luci e ombra, il ragazzi. Giappone sta nel 2050, queste robe qua. Bellissimo. Noi qua siamo nella vera vita di Tokyo. Verite tutto, tipo verite giapponese. Esatto, vita verite. Tokiese, quartiere residenzialissimo, frequentato dai giapponesi e non dai turisti, ricordiamoci. Comunque. Assolutamente. Quindi, sì. Come è successo? Io ho sempre avuto un po', ecco, la passione del Giappone, quindi anche perché mi ricollego proprio benissimo con i miei studi, ho conosciuto in Giappone, appunto grazie agli studi. Ok. Praticamente ho avuto la possibilità attraverso l'università di far parte di questo programma di doppia laurea. Ah, programma di doppia laurea tra la mia università, il Poli di Milano. Salutiamo. Mi si fa il rettore, salutiamo. Rettore, ovviamente. Il preso, magnifico rettore. Ha preso, insomma, la busta, vai. Avrai pagato, no? Il poli. E poi praticamente ho attraverso questo programma, che è tra il Politecnico, dicevo, è un'altra università famosa qua in Giappone che si chiama Keio. Siamo qua. Questa è tanta roba, eh? Tanta robetta. Che c'è anche la linea Keio dei treni. Però non so se è collegata. No, sono due kanji di, ma però diciamo, tanto così fa. Sì, fa no, di... perché chi magari non conosce il giapponese legge Keio, che ecco, anche, qui, è anche una linea del treno, l'università potrebbe fare confusione, ma qui noi facciamo chiarezza. E praticamente ho partecipato a questa graduatoria, che ho vinto, praticamente avevo media molto alta, diciamo, quel Politecnico è molto molto difficile. Ok, bravissimo. Quindi eri uno studente molto modello. Mamma mia, ragazzi. Voti alti, sento, ecco. Quindi eri un bravo studente. Bravo, insomma. Ragazzo, ecco. Ovviamente, sì. Se sei mio amico ci mancherebbe, però... Ma cosa vuol dire? Quindi filtri, no, capiamo un attimo. No, aspetta, tutto senza filtri, quindi stacca, noi giriamo solo con persone per bene. Ecco. Con i piedi a terra, però. Esatto, sempre. Sempre umili, sempre. Tanto qua vediamo l'incrocio, vai. Cosa riesci buio? Passo di mezzo, eccoli qua. Vai, e scusa. Ma di che? Praticamente, quindi ho
vinto la borsa di studio. La borsa di studio, sì. Studio. E sono riuscito a venire qua in Giappone per la magistrale. Ok, ma quindi tu volevi venire in Giappone? Cioè, oppure è stato un caso del senso, ah ok, c'è il Giappone, proviamo. Allora, in realtà io sono nella graduatoria. Salutiamo un cane, cane anche. Persino i cani, vengono. Cani giapponesi, ragazzi. Vogliono apparire nel video, persino i cani. Cioè, non vorrei dirvi, però. E quindi, allora, beh sì, io ho avuto passione per il Giappone. Fin da quando ero piccolo, anche perché abitavo un po', come dicevo, in provincia di Parma. Però non è che Parma sia una grande... No, però, abitavo in provincia. Vabbè, media città. E diciamo che comunque era un po' scomodo andare in città a trovare amici, eccetera. Quindi... ho avuto anche i manga, gli anime, i videogiochi come occasione per magari passare un po' di tempo. Comunque, secondo me il videogioco è un po' come... o uno si legge un libro che magari si immedesima dentro, sì. Cioè il gioco è molto simile come esperienza, un po' per staccare, però anche sì. per una certo, di questo tipo. Uguale anche dalle mie parti di provincia, ecco, ma penso tutta Italia, ecco, tutte le province, ma in tutto il mondo in realtà. Sì, sì, che magari anche adesso è un po' diverso, anche adesso è molto più... secondo me anche persone che sono molto, diciamo... in posti molto popolosi comunque trovano passione in questi sì, contenuti sì, però oggigiorno sì, aggiungerei sì. Che comunque ho 29 anni quindi ecco, circa abbiamo detto aia ecco abbiamo detto tocca staccare la live sì qua ci stanno già attaccando stanno già chiamando aspettate yeah, ecco no. Per l'età bollino rosso bollino lo mettiamo rosso, ancora non so se mi faccio protetta ragazzi sì no sono le guarda, visto che siamo in diretta 3 e un quarto del pomeriggio sì, a Tokyo più verite di così eh sì e, quindi quei tempi lì era un po' più, ecco, il videogioco era ancora visto un po', non dico, come cosa sì, un po' sì, di... Sì, 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 un po' lo sfigato, sì. Diciamo... Sempre. Io sempre. Ho avuto la stessa identica, sì. Salutiamo. E sì, quindi, vabbè, ho sempre avuto passione per questo tipo di prodotti del Giappone. Quindi, manga preferito al volo? Senza filtri? Allora, anime... O manga o anime, ecco, più o meno. Allora, ti direi GTO, primo, perché mi ha insegnato veramente tanto nella vita. L'amore puro di Shonan, anche. Shonan GTO, Megumi. Assolutamente, ragazzi, salutiamo entrambi i ragazzi. GTO. Però, ecco, GTO mi ha insegnato veramente tanto, comunque, sia dal punto di vista umano, comunque anche delle persone. Che formativo, quindi. Sì, formativo. E con anche un rewatch recente, okay. O mezzo recente, okay. Di Initial D. Grandissimo sì, anime per sì. Me. Ringraziamo anche il Darion che l'ha fatto pubblicare per la prima volta in Italia. Però... piccolo spoiler, no, vabbè, lo sapete già tutti, però lui l'ha fatto riportare in Italia. Ecco. Quindi secondo me uno di quegli anime, per me ha ricordato un po' Rocky in un certo senso, perché vedi questo personaggio che cresce, lo vedi crescere e ti appassioni così tanto e vuoi che lui vinca. Sì, sì. Anche sì. Se tu magari non sei appassionato di quello magari, okay. Come di Rocky, a me del pugilato non sono un grandissimo fan, però... della sua passione magari come lui sì un po' come Slam Dunk che esatto. Cioè a pochi magari interessa il basket però sì. Per com'è la storia e tutto ovviamente esatto quindi insomma cambia tutto direi Initial D un altro anime che mi piace veramente tanto vabbè che piace anche a molti a parte un famoso è Naruto per me Naruto ci sta questa storia di questo ragazzo che ha questo demone che si porta dentro che viene sì preso in giro, bullizzato, oh, c'è un veicolo importante. E non è GDM, passo soldi, però, ragazzi. Questo oltretutto, qua siamo. Non abbiamo il budget. Si sta oggi, abbastando però, il nostro conto bancario. Però qua. Questa è una zona esclusiva molto molto ricca. E l'esclusivo è nell'esclusivo. Quindi ci sono i villoni. Adesso vedremo qualcosa. Qui abbiamo una Bentley. Ah, mamma. Insomma, roba di lusso. Noi, infatti, noi ci siamo vestiti per bene oggi. Assolutamente. Con i migliori abiti che avevamo. E per essere diciamo a livello del quartiere perché sennò ci cacciavano via a calci ma non è sì. Possibile ma lo fanno qua in Giappone se non ti vesti ma non è possibile noi comunque io sempre da cowboy quindi cowboy ma passo sempre beh, sì. quindi sto a posto eccoci questi quindi. Vedete che sono comunque i vari cartelloni pubblicitari dei politici ma adesso tra l'altro cultura ogni giorno sotto casa passano con i megafoni. Sì, 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 sì. Durante che la meeting gente devo stoppare. Che salutano coi guanti, incredibile. Mamma mia. Incredibile cosa. Voglio dire qualcosa. Abbiamo fatto questa parentesi. Quindi Naruto, e questi ti hanno diciamo forgiato. Invece, sì. Videogiochi, hai qualche videogioco beh, preferito? Che classici Pokémon. Sì. E però aggiungerei anche Crash Bandicoot per me. Jack and Dexter, giocavo tanto su PlayStation. Ok. Quei giochi mi piacciono veramente.
Ok, sono anch'io di quella scuola lì, assolutamente. E adesso ho ritrovato qua, aggiungiamo, esclusivo. Ok. Spyro Remastered per PS4, l'ho trovato qua in Giappone. La gente dirà, in un book off, in Giappone non è mai uscita. Facile. Non è mai uscita cosa? La Remastered di Spyro, è in inglese. Ah, l'hai trovata... In Giappone al book off. Cioè, internazionale. Cioè, qualcuno l'ha portata qua. Esatto. Incredibile. L'ha venduta, l'ha scaricata in un book off che... catena famosissima di negozi dove si comprano, diciamo, manga, retro game e tutto quanto. Ah, ecco, ma bellissima sta via di seconda mano e ha i prezzi migliori, diciamo, book off in generale per link in la roba di seconda mano, dove ci ho fatto due anni di live, ci ho fatto book off col non col siamo jingle. Pagati le no 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 certo pagati, certo okay. Col jingle anche in sovraimpressione E quindi sì, ho trovato questo altro Spyro, è uscito Spyro the Dragon, attenzione, sì, il sì. Primo in giapponese, Spyro the Dragon, ma non se non sbaglio pochi altri, se non addirittura non sono più usciti giochi di Spyro. Crash Bandicoot esiste in Giappone, okay. Tra l'altro vorrei dire cose che hanno un design, non so se avete mai visto i giochi di Crash Bandicoot, il giapponese è un design totalmente diverso, le scatole, anche Crash in sé, è diverso. È leggermente, sì, giapponese, sì, l'hanno molto fatto... più kawaii, sì, più cute. È vero, perché io... feci una collezione per un ragazzo. Salutiamo che mi ha chiesto ragazzo. Tutti i Crash, l'1, il 2, il 3, eccoli. E praticamente vedendo le copertine dei Crash, queste faccione grosse, è la faccia molto più simpatica kawaii. Rispetto al nostro Crash che è un po' più incazzato, un po' più Chad, cioè gli sì, occhi a Pac-Man, un po' da uno. Testina di, insomma. Però è bellino questa cosa qua, ecco, molto, molto sì, alla giapponese, che insomma loro le cose che si vedono un po' arrabbiati, i personaggi arrabbiati, diciamo, non piace tanto. Infatti li siamo sempre a quarto. Soprattutto quelle cose tipo mascotte, perché Crash comunque è quasi come una mascotte. Sì, sì, qua ci tossiscono addosso, però noi andiamo avanti. Fatta da Sony per contrastare Mario, ma salutiamo tutti. Diciamolo. Quindi ho raccontato un bel po', comunque per dire un attimo il motivo per cui sono in Giappone, come motivazione comunque. Quindi, perché il Giappone o il Canada, per esempio, c'era anche il Canada come possibilità, quindi... Ma il Canada lasciamo lì, tanto Canada. No, non c'è niente qua a Canada. Come c'è. Sì, e quindi c'è giusto i cowboy, però appunto quelli lasciali a me, non ti preoccupare. Canada sì, comunque non è un dissing al Canada, però. Sì. E volevo approfittare allora di questo esclusivo canale per dire appunto, se ci sono ragazzi che studiano all'università e siete interessati a questo tipo di opportunità, andate a chiedere al vostro se avete tipo degli uffici internazionali, perché ci dovrebbero essere in tutte le università per fare degli scambi, perché... Vorrei aggiungere che io di questi scambi, come ho fatto anche a saperlo? Non è che ce l'hanno detto, ragazzi, ci sono gli scambi. Non me lo dicono, perché se lo tengono per loro. No. No. C'è stato un mio amico che ho conosciuto, Enrico, che voglio salutare. Salutiamo in diretta, Enrico. Enrico. Ciao, ci segue, ci sì, sta ci seguendo. Segue, ci perfetto. Segue. Praticamente mi ha detto, io ho fatto uno scambio in doppia laurea triennale, è nato in Cina, mi ha detto, Ludo, Tokyo, so che adesso è una pazza di Giappone, cerca, applica per le doppie lauree. Ok. E cosa, le doppie lauree che? Questo qui era 9 anni fa ormai, mamma mia. Pazzesco. E a quei tempi non è che c'era, ragazzi, fate doppie lauree, quindi anche quella è un'occasione che vi voglio chiedete, dire. Chiedete non sempre. Non in molti applicano, quindi in realtà c'è spesso tanta possibilità di entrare, appunto perché non in molti lo sanno. Ok. Anche la doppia laurea non è che è così tanto scontato farla, perché devi andare 2 anni via, stare lontano dai tuoi amici, certo. Se voi siete appassionati, vedete, io viaggiare lo conosco, ne parliamo magari dopo sulle esperienze eccetera, però secondo me è una bella esperienza da fare, informatevi se siete all'università. Sì, guarda, e poi ti dirò, anche in Giappone ci sono anche visti, per esempio c'è un visto che è un visto per cercare lavoro, ti dura 6 mesi. Holiday. No, è un visto che se, tu lo puoi, adesso non so i requisiti bene, però è un visto che praticamente non ne parla mai nessuno, però noi ne parliamo perché siamo in diretta su questo canale e qui diciamo solo le cose che gli altri non vi dicono. Solo quelle. E praticamente mi ha detto questo mio amico, collega che l'ha fatto, è un visto che appunto è job hunting, si chiama. Eccolo. Job hunting, nessuno ne parla. E si può fare se appunto cercate lavoro, dura 6 mesi, poi penso che si possa rinnovare, insomma, queste cose qua. Adesso attraversiamo poi. Con rosso, ovviamente. No, ci mancherebbe, ragazzi, in diretta aspettiamo il verde, guardate. Che in Giappone si chiama blu. Però questo è un altro, faremo un altro video per spiegare perché è blu. Ma non serve un video, Gemma. No, ma c'è chi li fa, Ah, ma come? Sì, per le views, insomma. Un video per sì. Sì, le views, dai. Ah, ci sono, ok. E non mancano mai. E quindi... quindi ok, la tua passione del Giappone. E quindi in Giappone che fai di bello?
Di bello, vabbè, adesso sto facendo una live, un video. Momento emozionante. No, vorrei mi viene da piangere. Vorrei salutare Oliver che ci segue. Salutiamo, ragazzi, non facciamo l'abbraccio. Ma come perché... sei te? No, vabbè, però. Salutiamo. Ciao, grazie, no, grazie vale, Ludo. Ciao qua. Che permette di fare questo tipo di contenuti. Ah, ma. Oddio! Qua si impollina, che si impollina. Sì, vedi che impollina uno a uno? Che meraviglia, ragazzi. Tutti in diretta. La natura, in diretta. Esatto. Siamo in città, un po', questo un po è bello. E questo è il bello. Tivose, eh beh. Sì, dopo le mezzanotte. Dopo fascia protetta ancora. Si vede qualcosa in più. Allora. Quindi sono qua. Ah, adesso lavoro come data scientist. Spieghiamo che. Capito. Data scientist, scienziato dei dati, letteralmente. Sì. Praticamente è una posizione che è nata, direi, da una decina di anni. Dal data analyst, dall'analista dei dati. Che è più facile da spiegare. Data analyst nell'analista dei dati, prende dei dati, li analizza e ti dice: ok, è successo questo. Okay. Il nostro business sta andando bene, sì o no? Guardi i dati e lo dici. Ok. E tu invece? Il data scientist è uno scienziato. Step, scienziato. Andiamo con di... anche tipo un GM dopo, oppure. Andiamo di qua. O un'altra cosa. Vai, vai, continua, scusa, che adesso devo. No, no, devo sì, andare. Che tanto. Andiamo di qua, andiamo di qua. Sì, andiamo di là. Scusate, un attimo. No. Piccolo. Piccolo momento. Piccolo momento. Orientamento. Orientamento. Quindi, ok. Data scientist, quindi quello che faccio io in pratica è prendere i dati delle aziende, sì, e capire come possono magari sistemare o dei punti magari in cui non guadagnano bene oppure vogliono migliorare il loro profitto studiando questi dati, magari usando dei modelli predittivi, quindi okay, possiamo, questa parola sta per uscire, machine learning. Ammazza! Quindi questi okay, algoritmi che non fanno altro che trovare dei pattern, delle similarità tra i dati. Ok. Per fare predizioni e poi utilizzarle per esempio nel loro business, esempio classico. Ecco, grazie. Un esempio perché qua ovviamente il mio pubblico soprattutto, ma soprattutto io, veniamo dalla strada, quindi a noi ci... No, ma no, tutti vanno dalla strada. No, cioè, noi abbiamo, siamo umili e canale, quindi anche il pubblico è umile. Quindi a noi andremo ci... da altri, fossimo pettinate. Andiamo... capito, perché qua il lusso non lo facciamo. Aspetta che qua è carino un attimo. E no, faccio un esempio perché appunto per noi che magari non abbiamo studiato, ma abbiamo, siamo vissuti con esperienze, è giusto, è giusto dire con degli esempi. Intanto, mamma, sì, sì, qua... Di... Che c'è? Qua cos'è? Todoroki? Todoroki? Mi sa, adesso vediamo la mappa. Comunque tu continua... Sì, sì, io, racconto un attimo. Io mi sto perdendo un po'. Praticamente, un esempio classico è quello dei modelli di predizione dei propri clienti cancelleranno il proprio prodotto o meno. Si chiama churn in inglese, C-H-U-R-N. Churn okay, significa cancellare il tipo che sia l'account o per un'azienda telefonica la SIM. E le aziende... Se tu dici un'azienda, se io ti dicessi con una certa performance, 70% di accuracy... Performat? No, attenzione, raga. Polizia del content? Sì. No, è per un piccolo momento. Tipo 80% di accuracy, di precisione, quali dei tuoi clienti stanno potenzialmente per cancellare il tuo servizio? Se tu lo sapessi in anticipo, potresti fare qualcosa per fermarlo? Certo, certo, certo. Quindi io quello che faccio è creare questo tipo di algoritmi. Quindi, per esempio, prendi i loro dati, degli utenti, sì, guarda nel passato quelli che hanno cancellato la SIM e quelli che non l'hanno fatto. Ok. Con questi algoritmi di machine learning trovo il pattern. Ah, se un utente ha quest'età, vive circa in questa zona, usa questo tot di dati, sì, allora un utente molto, si dice, leale, un utente pesante, heavy user, okay, in sì, generale non cancellerà la SIM, mentre un utente che magari usa meno la SIM è di una certa fascia di età che è molto soggetta a campagne marketing che ok, e quindi riesco a trovare e dare delle predizioni. Quindi in genere con il machine learning si dice se possiamo usare anche questo piccolo spazio assolutamente gratuito, gratuito. In altri canali te lo fanno pagare. Differenza vai. Machine learning e AI, perché so che si sta parlando di AI, cioè da quando è uscito già GPT, già 2022 GPT, novembre, sì, 22, diciamo. le date corrette sempre, sì, sappiamo anche, diciamo. Ma che, già GPT sta fuori questa cosa delle AI generative, eccetera. Sì. Anche se in realtà io oserei dire che è più machine learning, che è una sottobranca delle AI. Ok. Machine learning è una parte di AI dove tu prendi dei dati e tu crei o predici un qualcosa basandoti sui dati di allenamento. Cioè okay, GPT crea delle parole basandosi su quello che ha studiato, di dati, tutto l'internet, eccetera. Mentre più AI potrebbe essere, non lo so, tipo in Pokémon. In genere in Pokémon 1 non usi machine learning, usi AI classico. AI, sì.
Ok, se, come nei videogiochi. Se tu hai la mossa super efficace, falla. È una regola if. Ok. Poi nei videogiochi, se il nemico entra nel tuo se spazio. Se voglio. Ma come? Se voglio. Se è una logica, deve seguirlo per forza. Però se voglio fare la mossa del Pokémon, se voglio sempre. Del Pokémon. O di qualche altro che animale che non citiamo per motivi di copyright. È una bella bestia selvatica anche quella. Eh sì. Quindi molto interessante. Quindi faccio questo tipo di. Di lavoro data scientist. Ok. E oserei dire, ecco, quindi. È molto, molto, molto bello. Cioè, puoi farlo in Giappone, ecco. Non è un lavoro che. Sei la prima persona che conosco. Che onore, guarda, mi viene da piangere, ragazzi. YouTube per te, che conosco, che fa questo tipo di lavoro. Insomma, sì. Ragazzi italiani che conosco, ovviamente. Poi assolutamente. Internazionali, sicuramente ce ne saranno tanti, sì. Però quindi, di italiani, ecco, non tantissimi, sì. Sicuramente. Circa 3 anni che faccio questo lavoro. Ok. Ho detto già dell'università del Mao, ho fatto doppia laurea, ho detto, sono tornato in Milano, ho fatto doppia laurea e poi sono venuto qua. Ok, perfetto. Forse l'avevi detto, ma qua noi ripetiamo perché. Noi vi veniamo incontro, ragazzi, non vi preoccupate. Ok, quindi presumo hai un visto lavorativo. Chiudi la live. Visto lavorativo sì. Che ti dà questa azienda, ecco, sì. In cui lavori, no? Allora, posso specificare in particolare per venire in Giappone a lavorare, quindi questo tipo di visto che ho io, che è il visto per ingegneri e humanities, tipo per lavori tipo humanities. Ok. E ingegneri. Sì. Humanities penso che sia tipo lavori non ingegneristici, ma tipo comunque tipo che sia magari comunque altri tipi di lavori, comunque per aziende, se non sbaglio. Okay. Questo tipo di visto qua va dall'1 ai 5 anni e te lo deve Ottimo. Dare un'azienda. Ti deve sponsorizzare, sì. Quindi, ma ti ha sponsorizzato dall'Italia? Mi ha sponsorizzato dall'Italia, in realtà mi ha sponsorizzato dal Giappone perché mi sono... Non ho. Cioè, nel senso, tu eri in Italia? Attenzione, ecco la flash news. Alert. Io ho per tenere, perché magari qualche ragazzo che ci segue è abituato con TikTok, quindi deve avere degli stimoli. Come si chiama il coso che corrono lì sotto, lo mettiamo? Cos'è il gioco quello di correre sotto? Cos'è quello del dinosauro quando c'hai error 404 su Google? No. Quel corso lì, quel gioco in cui tipo devi Subway Surfer da mettere sotto. Ah, non sai sta cosa? No, questa no, mi manca. Però penso di aver capito, ma... Il gioco Subway Surfer che lo metti sotto il video, perché così ti nei momenti di silenzio del video sopra c'hai lo skippy. C'hai la dopamina che ti dà da sotto, che è il tipo che corre. Pazzia. Mettiamo sotto Subway Surfer. Noi qui invece siamo contro queste leggi di mercato, ma soprattutto siamo contro, lo diciamo, i video in verticale, qui su questo canale. ma non mi sembra... Qui su questo canale si fanno solo esclusivamente video in orizzontale, come dovrebbero essere fatti, no? Oli, se in futuro farai video in verticale verranno a prenderti live. No, qui da 3 anni a questa parte... Attenzione. Ho sempre mantenuto la parola, quindi pubblico. Quello che ho sempre detto, poi o l'ho fatto. Facciamo comunque, un po' di fact-checking al volo, dai. Sì, poi se volete andare a vedere le live vecchie, però anche le live tutte fatte in orizzontale, 3 anni di live su Twitch, tutte in orizzontale. Mai fatta live su Instagram o TikTok. Però, al momento. Link in descrizione. Quindi ti hanno sponsorizzato, tu eri in Italia. Ero in Giappone in realtà, mi sono Eri in Giappone. Perché io, ecco, interessante. Assolutamente. In Giappone... in generale, quando tu stai studiando l'università, se tu fai un percorso di tipo universitario, sì. Che in Giappone dura in realtà 4 anni, la triennale dura 4 anni in generale. Ok. Tu al terzo anno stai già cerchi già lavoro. Tu cerchi già lavoro al terzo anno. Che tra l'altro sì, un anno prima che finisci. Specifichiamo, l'anno scolastico e anche spesso lavorativo inizia a aprile con la fioritura dei ciliegi. Sì. Hanno tentato di farlo, se non sbaglio, hanno tentato di spostare questa cosa a settembre, però se non sbaglio come il da noi. Sì, hanno il Sakura da motivazione, perché vedi è proprio come inizio, no? Pazzia. Quindi invece la gente era meno motivata, se non sbaglio hanno fatto un esperimento e quindi non l'hanno rimesso ad aprile. Incredibile cosa. Poi magari mi blasteranno. Ho letto su Facebook, deve essere giusto. Facebook però. Ah, non è un nostro partner. Aia. Non ci collaboriamo perché insomma, solo diciamo, c'è un problema con i commenti di Facebook, insomma. Se lo ricorda qualcuno Tsu. Tsu? Era quell'SNS social media che ti pagava per i soldi che sponsorizzava un famoso YouTuber. No, questo mi
mi manca, fortunatamente ovviamente. Comunque, quindi ho avuto anch'io, prima di laurearmi, laurea magistrale qua alla Keio, sempre ingegneria robotica. Sì. Ho fatto un colloquio con la mia azienda di prima e ho ottenuto lavoro, un'offerta di lavoro, dopo ho fatto il colloquio in giapponese come data scientist. Ok. Eccoci qua. Ho fatto il colloquio, ho ottenuto già l'offerta di lavoro per l'anno successivo, perché io, come specificato, ho fatto la doppia laurea magistrale. Sì. Mi sono laureato prima all'università giapponese, 2 anni, sono tornato in Italia a luglio e ho fatto 1 anno di magistrale e anche il poli mi ha dato laurea magistrale, che in genere dovrebbe essere 2 anni di Keio e 2 anni di poli. Poli no, non quello. Io me ne vado. No, vabbè. Ma un amico. Ci stava, salutiamo poi. Ok. Quindi ho fatto 2 anni più 1 al posto di 4, più mi hanno dato anche una bella borsa di studio. Ah, però. Annuale. Sono soldi. Sono buoni soldi, a seconda del vostro ISEE. Lifestyle. Sì. Potevi prendere dai 3 ai 7.000 euro all'anno. Fischio. No, vabbè, borsa di studio non è male. Più non pagavo, non ho pagato la Keio qua, ma pagavo direttamente il Politecnico, le fee. Ah, madonna. La Keio costa veramente, è tipo, la Keio è come la Bocconi qua. In realtà fa anche ingegneria, ma è vista meglio come università di marketing, sì. Molto famosa anche internazionalmente. Sì, beh, certo. Ed è molto, molto, molto costosa. Cioè la Keio la conosco anche io, che non, di università. Ma la linea del treno o l'università? No, ma anche l'università. Ok. Però ecco, insomma. Non credo che i giapponesi conoscano la Bocconi, credo, però... Attenzione, magari, in realtà... Ah sì? No? Colpo di scena? Devo dire che la Bocconi, salutiamo tutti. Salutiamo i politici dobbiamo votare il 27 ottobre, dobbiamo votare. Cosa? No, noi non possiamo votare. Facciamo il sondaggio al volo. Faremo il video, poi il fatto che non possiamo votare, faremo il video. Ma serve proprio un video per... Qua le views... No, aspetta, abbiamo sbagliato canale, vero. Ok, vai. Siamo tipo a 7 ore di video già, abbiamo detto due concetti, però DJI batteria migliorata e grazie a voi. Fino a 4 ore di video le fa. Se siamo qua è grazie a voi ragazzi. Sì. Pagato io però. Però sì. Veicoli importanti qua. Sì, qua abbiamo. Ok, quindi doppia laurea, avevo Bocconi famosa, c'è un sacco di ragazzi della Keio che vanno alla Bocconi. Ah, è l'unica università italiana secondo la Keio, il poli è secondo, cioè più famoso in Giappone è la Bocconi. Sì? E poi c'è il Politecnico. Per mia esperienza si potrebbe essere un... Non me lo sarei mai detto, dico la verità. Fino ad oggi. TV Verite anche per 2024 oggi, lo ricordiamo? Ok. No, perché magari chi guarda il video l'anno prossimo dice, ma di quando è questo video? Ottobre 2024, anzi oggi diciamo la data esatta perché qua stiamo lavorando, oltretutto, 26 ottobre 2024, oggi, Futaku Tamagawa. Qua tra un po' fa buio, quindi bisogna... Attenzione ragazzi. Ok, quindi fai questo lavoro qua. E invece il giapponese come l'hai imparato? Questa tocca, questa domanda. Tocca. Devo proprio avvocato. Un caffè doppio? Un caffè doppio, vabbè. Vorrei un caffè doppio. Non fammi continuare perché poi ci censurano il video. Devo proprio, vabbè. Allora, il giapponese sì, diciamo che sono molto confidente. L'ho imparato da solo. Attenzione. Ecco, come anch'io. Io praticamente ho fatto l'università, devo specificarlo assolutamente. Certo. In inglese, la Keio, l'ho fatta in inglese io. Tutta in full English. Full English. Ok. Ho fatto ingegneria, appunto, fare ingegneria in giapponese all'inizio, questo è un inferno. Sì. Già in fare inferno, beh, comunque dopo potrei fare un po' comparazione Keio, poli, posso tirare il volo, però magari... No, veloce, ma proprio, vai, photo finish, vai. Photo finish, poli, facile entrare, difficilissima da uscire. L'università in Giappone è il contrario, test difficilissimo, una volta che sei dentro è abbastanza easy. Quindi ok, alla giapponese quindi. Infatti io che sono entrato grazie alla graduatoria. Raccomandazione? No, prendiamo di sta. Io me ne vado. Cioè. No, magari ci sta, tu sei bravo, se sei bravo ci sta. Comunque sì, okay. Quindi sono entrato così, senza il test. Quindi dici che io abbastanza easy? Sì, senza problemi. Rispetto è bella la ricerca, comunque devi iniziare a cercare le cose per te, non è che ti insegnano le cose, devi ripeterle un po' come alla giapponese. Esatto. Okay. Invece comunque il giapponese l'ho imparato, quindi mentre ero qua la Keio, sono entrato in diversi circoli studenteschi, quindi ecco, ne approfitto. Segnate ragazzi. Se venite in università in Giappone,
cercate queste attività, si chiamano social clubs, social clubs, okay. I club, non in discoteche. Se dovete andare in discoteca, ditemela a me che vi ci porto, ma ovviamente andiamo. Una volta gratuitamente, adesso purtroppo il budget è quello che è, quindi vi chiederò una piccola fee. Anche una volta costa tantissimo portare un po' di betandini. Ma se andate in discoteca, io conosco tutte le discoteche, sono state tutte le discoteche, quindi scrivetemi su Instagram. Vai. E in descrizione, andiamo. Salutiamo Oliver. Assolutamente. Quindi queste attività, per esempio, io sono, possiamo dirlo? Eh sì, siamo qua. Un po' metallaro. Bravo, bravo. Anche io sono stato. Mi ha ben preferito i Dream Theater. Aia. Che tra l'altro posso dire, sono diventati un meme nel canale del Darion. Perché? Durante un Nandak, era un so. Il, quello che il quel format che faceva con Dario Mario Talent Scout. Ok. Se è stato quell'episodio 1 e piaceva i Dream Theater, che si è messo a suonarli. Ah, okay, sì. Era mutato e Dario si è messo a canticchiare qualcosa. Ah. Dream Theater, sì, mamma mia. Siamo una mesi e gli ho detto, ma come? L'avevo ben preferita, vabbè. Quindi, dicevo, stessa attività di club sì. Praticamente sono dei Beatles, c'è il club del caffè, il club dei fan di Oli, eccetera. Tu entri in questo tipo di attività. Fan club, ovviamente, esclusivo. Quelli che vedete negli anime, in genere di sport. Sì. E c'è anche una differenza, oltre al club di sport serio ufficiale, dove devi svegliarti alle 6 e quello proprio rappresenta. Che quello che poi magari vai a fare tipo. Sì, si chiama Bukatsu in Giappone. Scusa, come? Bukatsu. Ecco. Bu come depart, tipo come coso, cazzo come vita. Come la... Ok, come il tonkatsu, quelle cose lì, no? Non credo c'è. No, quel cazzo no, il tonkatsu è la cotoletta, da ragazzi. Katsuretsu perché... viene, anche in giapponese. E no, segnate, ragazzi. Blocco note e penna, mi raccomando. Ok, ok. E invece ne facciamo in quelli più. No, non ufficiali, comunque dell'università. Andavano tipo a suonare nelle live house. Ho fatto anch'io chitarrista elettrico. Madonna mia, topperia missile. 18 direi. Anni di esperienza. Sì, di musica? Di sì. Chitarrista? Sì, chitarra, ho la chitarra John Petrucci di Music Man, bellissima chitarra. Credibile. Sette corde, link in descrizione. Madonna, sette corde, ma chi sei? Cioè, Frank Zappa, tipo, cioè. Salutiamo Frank Zappa, oltretutto. I fan. E... quindi è un bellissimo modo per conoscere persone giapponesi. Perché con i club, eh? Dopo qua magari si collega alla domanda dopo. Fare amici in Giappone non è troppo facile. Se okay, siete questa, TV, questa segnate ragazzi minutaggio perché è importante. mi plasteranno, no ma non è vero. No, qui... alcuni canali dicono che amano l'Italia. Che sì, ma sono un po'. Se sei italiano impazzisco, se tolgono i vestiti, ma. Ma insomma, diciamo. un po' diciamo, come si dice, no? Un po' impacchettato, infiocchettato. E noi invece diciamo la verità, purtroppo va così. La verità con la L maiuscola e sì. La minuscola. Esatto. Quindi insomma, il giapponese ha imparato così, adesso ho preso l'N2 recentemente, che sarebbe il gran traguardo, cioè LPG, tutto. Japanese Language Proficiency Test, sì. Ok, sì. Non ricordo mai. Che è fino all'N1, che l'N1 è il livello più alto, sì. N5 è il livello più basso. E questo magari lo aggiungo io, sì. In Giappone diciamo per iniziare a trovare lavoro ci vuole almeno un N3, diciamo sì. Se non hai almeno un N3 quasi impossibile trovare lavoro sì. A parte i ristoranti o comunque lavori collegati alle scuole. Esatto. Che sono amiche e quindi chiudono un occhio, però in generale se siete da soli e cercate lavoro sotto l'N3 di solito non c'è mai il requisito, ecco, almeno N3, N2, N1 ovviamente. Io vi consiglio in particolare per lavori più tecnici tipo dall'ingegnere, come faccio questo tipo di lavori così, l'N2 è minimo. Minimo, sì, è sì. È visto sì. Come il livello business, magari low business level. Esatto, e l'N1 è proprio potete lavorare ovunque fondamentalmente, sì. No? Con l'N3 fate magari, potete lavorare al combini, certo. Queste cose qua. Quindi l'N3 è il minimum, è il requisito minimo per la lingua, l'N3 in Giappone, per trovare lavoro. Ecco. Piccola parente. E adesso lavoro totalmente in giapponese. Totalmente? Tutto in giapponese, okay. Sì. Lavoro, come ho detto, azienda di consulenza di AI, forse ho detto all'inizio, startup giapponese. Sì, sì, sì. Quindi lavoro come data scientist ed è abbastanza difficile spiegare. Diciamo che ho dovuto passare un po' di tempo a studiarmi i termini tecnici. Certo. Questo algoritmo sfrutta questa funzione di massimizzazione dove devi calcolare la derivata, tutte queste robe qua. Che c'è un perro parcheggiato. Incredibile che c'è un cane. Però è un po' gigantesco. Buio, vuoi fare altro qua, giro? Sì, andiamo di qua.
sempre se non ci salta addosso. Proprio come la guardia qua che non... Però se... aspetta che qua è chiusa la strada. Che se compare la barra della vita come su Dark Souls è la fine. È un boss, primo boss del video. Ma è un cagnolone. No, però mi sembra abbastanza tranquillo. Ok, quindi lavoro giapponese comunque, ragazzi. Eccoci. Io vi consiglio di, se riuscite, ecco, consiglio del 26, se il 26 alle 3.42, segnatevelo. Sì. Se riuscite a studiarvi un po' di giapponese prima di venire qua, un po' di giapponese da studiarselo. No, obbligatoriamente, assolutamente consigli, sì. Consigli che do io sono, diretto. Allora, fare dello studio passivo, quindi guardare video YouTube giapponesi. Sì. Di canali YouTube, sì. Esclusivamente in giapponese, sì. Anime manga con i sottotitoli, sì, però allo stesso tempo ho paura che se te ti focalizzi troppo a guardare i sottotitoli poi non ascolti veramente quello che dicono. Sì, ok. Quindi mi starò un po' attento lì. E un altro che consiglio adesso, che non mezzo recente o un quarto recente, ma recente, okay. Un'altra piccola cheat, è il nuovo modello di GPT, Advanced Voice Model. Ok. È questo modello dove tu puoi parlare, la città che sale. Stanno demolendo una casa incredibile. Grazie alle sub, stiamo costruendo, ragazzi. Stiamo facendo il villone per voi. per noi. Sì, sì, poi facciamo il Grande Fratello in Giapone su Twitch. Ma tra l'altro l'hanno fatto. L'hanno fatto, sì, sì, certo, ovvio che l'hanno fatto. Ma vuoi che qualcuno non l'avrebbe fatto il Grande Fratello su Twitch? Ah, bene, no, comunque, queste tanto piccola cosa, queste sono le tipiche ville giapponesi che sembrano tipo delle fortezze. Casa di Oli qua, ragazzi. Tipo quasi dei muri, sì, dove veramente privacy totale, infatti hanno tutte le finestre dietro. Mamma mia, e queste sono i villoni appunto giapponesi. Sono tutte case così molto quadrate. Molto forti quadra, da vedere. Come Poli. Spido, cito di abbassare la... Abbassate la velocità. La cresta anche. Sì. Come alcuni canali dovrebbero fare. Ma noi siamo umili e continuiamo. Si vede, non si vede. Questo passo. Comunque sta facendo un caldo. Stiamo camminando, ragazzi. Qua, se vedete del sudore, è tutto vero, perché stiamo camminando ormai da 40 minuti. So che alcuni content se lo mettono. Sì, ragazzi. Se vedete il sudore a inizio video, fake, palese. Ma chi è che lo farebbe? Beh, alcuni lo farebbero, ma non, sì, diciamo. Sì, per le views farebbero di tutto. Comunque, bella sta vietta. Sì. Giapponese, studiatelo, ragazzi, un po' di giapponese così. Con GPT potete parlargli, vi risponde lui in giapponese, vi corregge. Quindi questo GPT, col modello della voce, potete studiare giapponese. Bellissimo. Io lo faccio, l'uso anche adesso, anche se ho l'N2, lavoro in giapponese. Ogni tanto, durante i meeting, magari dico, come avrei potuto dire... Questo modello utilizzava questo tipo di dato dell'utente che non permetteva di capire, vabbè, così. Vedete le case dei ricchi? Come questo sono? È molto usato, questo qua, è interessante da far vedere. Concrete. Questo tipo di concrete, sì, con anche, vedete quei cerchietti lì così? Sì. Molto usato soprattutto per gli interni in Giappone, lo vedo tanto. Perché c'hai i cerchietti? In descrizione? Sì, vai. No, me l'avevano spiegato, non so una cosa per... se è fatto per incastrarli o... però è molto sottile. Non lo so. L'avevo letto, me l'avevano detto, ma l'ho dimenticato. Faremo poi un video dedicato alle case, non vi preoccupate. Cioè, tu dedicheresti un video a queste sono case nuove. Sì, sì, no, qua abbiamo tutti i video per tutti i tipi di argomenti. Arriveranno. Comunque, ci stiamo ascoltando per voi. Belli qua, che mettono... Quindi il giapponese che serve, ragazzi. Giapponese che serve, ChatGPT vi aiuta, anime. Non tutti gli anime sono, diciamo, tipo One Piece. Non è un buon anime per imparare il giapponese, ecco. Guardate anime molto dove hanno un linguaggio molto, sì, pulito. Anche, sì, solamente Jujutsu Kaisen già, per esempio, aveva un buon giapponese, Demon Slayer, aveva un giapponese pulitissimo. È una cosa che però io vorrei aggiungere, l'ultima. Sì, adesso facciamo il ponte per gli spettatori da casa. Beh, ma sono tutti da casa. Penso, a meno che c'è il problema anche dei follower che ci seguono durante la diretta. Ma letteralmente dei follower? Sì, sì. Sarà un po' rumoroso, però... Volevo aggiungere appunto che la pronuncia che usano negli anime spesso è un po' tipo quella degli attori, no? Tipo come parla gli attori nostri. Non lo so, non dico alla D-Max, che sono un po' esagerato. Ah, ok. Ehi, amico, quella roba era proprio una figata. Cioè, okay. Però, se voi immaginate parlare così, i suoi attori italiani così, quindi sì, anche l'anime, secondo me, è un po'...
hanno quegli accenti di ah, suonano? Sì, cioè, sì, quindi certo, un po' certo. Molto un po' intrattenente. Come capite voi, tipo nelle serie TV che mettono l'accento alla fine. Ah, non voglio proprio andare qua, proprio per niente. Cioè, mettono le robe. Ok, sì, 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 sì. Quindi io consiglio TV Verité su YouTube, canali come quello di Oli in giapponese. Ci proviamo. Facciamo il canale in giapponese, Oli. Aspetta che si vede tutto. No, perché io voglio il pubblico. Voglio. Verite. Volendo bene all'Italia e agli italiani, voglio fare solo roba in italiano. Mamma mia. Potrei fare. Potremmo, per le views. Bravo, potrei fare un canale internazionale in spagnolo. Ma non ci siamo mai abbassati a questo. Perché abbassarsi mi sembra esagerato. No, perché tanti magari dici faccio un canale. Ah, davvero? C'è questo tipo di content creator? Il canale in inglese, così vado. Facciamo i nomi? Ho più persone. Li facciamo, ragazzi. io li faccio. E dopo la fine del video li facciamo tutti i nomi? Quindi è quindi è praticamente sì. Insomma è un business farlo in inglese perché ovviamente hai un pubblico infinito rispetto al pubblico dipende italiano. Per esempio se vuoi fare un prodotto magari non lo so se non sbaglio tipo magari da vendere di carte così secondo me ha senso fare in inglese per avere pubblico più internazionale certo però ecco no, tipo però di... i video è giusto farli sì. nella propria lingua anche sempre. Per una questione di gag, meme queste cose qua, capito? Sì, tipo perché io vivo di meme, quindi se non posso fare i meme io chiudo il canale, capito? Come no? Quindi domande dopo quindi sul Abbiamo detto l'inglese, quindi il giapponese l'ho imparato libri, sì. Anime, film e non ho nessun problema adesso amicizie, N2, ricordiamo. N2, quindi sì. Ho nessun problema a lavorare. Parlo con clienti, conferenze, tutto, sì. Perfetto, quindi è un ottimo livello. Mamma Ludovico, mia. a differenza mia. Io sarò tipo N3. Aia. Ma perché io mi sono focalizzato più su altre cose, tipo la, insomma, quelle cose là. Contenuto, e quindi. Qua c'è i villoni, di nuovo. Vedere. C'è dei villoni in diretta. Questo video non è sponsorizzato dai villoni che vedrete da poco. Ora ci invito. Questo è un video totalmente gratuito per voi da casa. Le paste e fagioli. E quindi i guadagni so che è una domanda. Lo so. Devo proprio avvocato. Lo so, sì. Questa guadagni. Tocca staccare la live. Ma come, dai? Allora, posso dirvi, nel mio ambito uno stipendio medio di una camera per inizio potrebbe essere dai 4 milioni di yen. 4 milioni di yen che sono al mese, che saranno tipo sui 25.000-26.000 euro lordi, che una volta netti, in realtà io anche spendo di tra tassa, assicurazione sanitaria, che poi magari spieghiamo meglio, un 25% del lordo. Un 25% del lordo di tasse preso. Di tutto. Quindi mi resta un 75. Beh, direi che è più che onesto. Queste si iniziate, 4 milioni. Questo in Giappone? Sì, in Giappone. Ah, io lavoro soltanto in Giappone. Quindi ho fatto dirlo. Laurea Lakeio, doppia laurea, quindi magistrale Lakeio, magistrale al Poli, venuto a lavorare in Giappone con l'offerta già avuta prima di lavorarmi Lakeio. Sì. Ho lavorato un anno per un'azienda e poi 2 anni con l'azienda adesso sto lavorando ancora. Stiamo lavorando anch'io, anche se è sabato noi stiamo lavorando. Però vorrei un caffè doppio. Caffettuccio? Caffè doppio. Mi sveglio. Un po' casereccio qua, un po' casereccio. Caffè doppio. Ma lei come... Vabbè. Sì, andiamo. Allora, quindi ci ho fatto anche un video Gian Cianguilla recente. Sì. Sponsorizzino? No, io non conosco. Non conosciamo. Vai. Quindi praticamente volevo dire che... Quindi come stipendio io sono dai 6 ai 7 milioni di yen all'anno lordi, quindi fatevi il calcolo, 1 milione di yen sono circa 6.500 euro. Non mi fai da piangere, avvocato. Cambio attuale ovviamente ottobre 2024, diciamo che io prendo, ecco. Per me più che fare la conversione così non è molto, sì, esatto, diciamo che io come a me restano, io spendo come affitto 90.000 yen al mese, vivo in, dopo spieghiamo dove vivo, in una share house. Sì, però. Non facciamo della casa per ovvie ragioni. Però diciamo che mi restano, riesco a mettere via bene, riesco a mettere via almeno uno stipendio medio, riesco a metterlo via. Tantissimo. In Italia, esatto, sarebbe molto molto difficile. È difficile, è una, sì, cosa che ho notato in tantissimi, ecco. Quindi dici che lo stile di vita qua si vive un po' con meno, ecco, costa un po' meno la vita. Tutti i giorni, sì, cioè io posso fare anche un esempio, ecco, nell'ambito anche dei vestiti, sì, un esempio così,
io per esempio sotto compagni Oliver Fashion TV, lo sai? Oliver Fashion TV? Sai, questa è la piccola gag al grandissimo Emilio Fashion TV, che poi vabbè, questa la sapranno in due persone, però... Una si teorema, altre se ne fa. Però ecco, tipo anche, non lo so, guardo alcuni capi, che magari una camicia costa di un certo brand, non di lusso, 80-90 euro, sì, che rispetto ad uno stipendio medio italiano sono già un bel X% dello stipendio mensile. Un 8% magari, 10%. Mentre in Giappone è molto molto meno, cioè anche magari essendo lo stesso, come viene venduta molto spesso, molto meno in percentuale. Ok, quindi mi trovo più, anche tipo l'iPhone. Sì. L'iPhone qua costa, in Italia costa come uno stipendio, cioè l'iPhone tipo prendi sì, 1.300-1.400 euro. Invece in Giappone costava tipo 900 al cambio. Sì, esatto. Circa. Quindi in realtà per aggiustare un po' i prezzi non col però sì, guarda, anch'io però ti posso dire, io riesco a prendere un iPhone in un mese, non è che dico non posso, devo mangiare finito, acqua e riso, localizziamo una pasta acqua e riso, però riesco a proprio a potrei a permettermelo, ma non perché ecco, faccio il flexino, però no, qua non si flexa ragazzi, piedi per terra ragazzi, qua, guarda, stabile, scarpe nuove, però Air Max 90 comprate sì. Era in offerta con lo sconto. Sì, sì. Esatto, qua sono i sconti. Tutt'altro che ho comprato in genere da... Codice sconto e il max, ragazzi, mi raccomando. 90. Per tutti i negozi dell'usato e di vestiti. Bravo, anch'io. Comprate usato per l'ambiente e risparmiare. Camicia cowboy solo di seconda mano, almeno sotto gli anni 90. Questo almeno anche di quarta mano, sta roba, però vabbè, salutiamo. Sì, sì, no, qua noi il lusso lo lasciamo a casa, lo lasciamo agli altri soprattutto. Beh, lo lasciamo a questi altri che ce la lasceremo. Sì, qua ci abbiamo qualche cosa, però noi siamo qua. Comunque l'X è... Quindi stavamo dicendo... Sì. Eccoci là, siamo in diretta. Piccolo fan, ragazzi. Piccolo fan. Mi sono perso che parlavamo... Lui secondo me si voleva aggiungere al video. Chiamiamo? L'ho visto proprio carichissimo, che ci ha guardato e sorriso. Ha detto, ma quasi... Facciamo il cowboy... Piccolo saluto in diretta. Il cowboy X. Sì, e quindi diciamo che il costo della vita è un po' più basso rispetto all'Italia, lo diciamo. E aggiungiamo che a Tokyo è facilissimo spendere soldi. In Perché? Italia c'è così tante possibilità di spendere soldi, tipo l'izakaya, c'è l'all you can drink, ci sono i tanti drink, gli izakaya sono infami. C'è il karaoke... Ah, ma non ti fai una cercumbi, non ti fai una peretta, una no, nel caso mi faccia protetta. No, cioè. No, però magari ci guardano ma la notte. Intendi il frutto? Ah, ok. Sì, là, quelle. Ah, ok. Quelle del frutti, del frutto e verdura. Soltanto i frutti vendono. Sì, sì. Però no, davvero, cioè, c'è tantissimo stimolo a comprare, poi ti mettono queste luci. Ok, beh, però secondo me c'è un grande, piuttosto che in Italia non capitalismo c'è estremo qua, ovviamente, però consumismo... guarda, ti dico, io cioè c'ho le mani tranquille, quindi non sono affetto da, cioè non sono affetto da queste cose. Ah, okay. Di comprare, vedo una roba la compro, anzi io non compro praticamente niente. Attenzione. A parte solo quando esco, che mangiare, bere, basta, e attività che magari faccio, però basta rimanere contenuti. Cioè ovviamente c'è il problema degli stimoli, che se uno secondo viene in Giappone con l'amore per i videogiochi, i Pokémon, quelle cose lì, eccoci. Qua è pericoloso perché appunto molto. Devastato ogni giorno da vai al combini, c'è la lotteria dei Pokémon per vincere qualche action figure di qualche anime, così vai in un book off, trovi qualsiasi cosa a poco prezzo, e quindi la S2000 della Nintendo, cosa non la prendi, e quindi compri qua, compri di là, però insomma se uno riesce ad avere il braccio fermo, no, non compra niente, come faccio io. Essere genovesi è potrebbe servire qua, infatti. Quindi io, secondo me ero genovese qualche anno, qualche vita fa. Salutiamo i genovesi. Genova, che è molto bello. Ho visto, c'hanno un sacco di video dei cinghiali adesso, vedo che sono tutti cinghiali in città. Ma vanno di moda, ma penso siano quelli di... Attenzione, qua pericolo in vista, pericolo in vista. Noi che siamo persone per bene, ovviamente evitiamo i... Più che altro sono tante persone anziane. Questi sai cosa servono? Questo lo diciamo. Il territorio. Questo serve per mettere, poi quando mettono la spazzatura... Poi ci mettono la pietra perché così la rete non si alza. Per quale motivo, Oliver? Perché devono mettere le reti fuori per l'immondizia? Lo dico io, lo dici te, perché qua... Lo dice lui, quel ragazzo là. Adesso sta arrivando, secondo me, quel ragazzo. No, praticamente per i corvi o gli animali, diciamo, gatti o i procioni, sono i procioni a Tokyo, ricordiamo. Tanuki. O anche i tanuki, salutiamo. I gatti,
i cinghiali non ci sono, fortunatamente. I fan del canale di, non diciamo. No, non diciamo, e i corvi, soprattutto i corvi, sì, che sono intelligentissimi, aprono. Sì, loro proprio si infilano. Mettono il becco, lo aprono, sì, per, sì, allargare. Sì. Il... Andiamo di qua che vedo un tempio molto interessante. E sì. Quindi sì, 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 sì. Quindi assolutamente. È stato in occhio a comprare quando vivete qua, perché sono finiti tutti i soldi. Quindi comunque... Però si mette rispetto a Milano adesso è una cosa che, secondo me, io spero veramente che l'Italia riesca a sistemarsi un attimo con gli stipendi. Ho guardato diversi grafici, eccetera, vedo che gli stipendi sono, anzi, sì, addirittura abbassati rispetto agli anni 90. Sì, dai primi anni 2000 avevo letto. Più che altro è che se tu producessi cose in loco e basta, ok, ma il problema è che tu devi acquistare, dipendi anche da altri paesi che, se loro crescono, devono comunque venderti. Sì, ma quindi l'Italia non ce la può fare. L'iPhone non è che lo puoi pagare meno, devi pagarlo uguale, però te costa, però tu, molto meno di più. In Italia, certo, ti costa molto di più rispetto, anche rispetto meno, sì, che altri. Sì. L'Italia purtroppo siamo messi male, purtroppo. Anche in posizioni come machine learning, c'è. Cioè... Machine Gun Kelly? MGK. Salutiamo. Ascoltatevi gli ultimi due album, Ticket to My Downfall e l'altro è... me lo sono dimenticato, però gli ultimi due, quelli pop punk, incredibili capolavori, ascoltateli tutti. Playlist di Cowboy in descrizione. Non la roba rapper che fa, però la roba pop punk con Travis Barker, incredibile, 10 su 10. Guarda qualche bellissimo qua. Attenzione, abbiamo anche dei veicoli. Questo, ragazzi, è un quartiere di Tokyo ricco, e questo spero che avete visto un po' di quello che... Nikotama. Diciamo, questa è la... cos'è questa? Sembra tipo una scuola da qua, però... Anzi no, è una scuola, mi sa. Siamo a Kamino che è ok. Scuola dei capelli? Shizen-koen. Questo qui è un parco, questo è il parco. Okay, però quello lì non so se sia... Questo è il parco... proprio una scuola. Oppure è il tempio. È la... Questo è il parco naturale di Kamino-ge. L'abbiamo c'è detto. Anche un giro ramen. Che mi posso... Aia. Come? Buonissimo. Ah, che magari... sai, giro ramen. Giro ramen che lì poi adesso passiamo alla domanda. Cibo preferito? Giro ramen. È vero. Assurdo, sì. No, ma infatti questa è la domanda, perché ti conosco. Giro ramen, ragazzi, cibo preferito per un italiano in Giappone, secondo lui, ovviamente. Ma non c'è proprio alcuna sfida. Giro ramen, spiegaci questo giro ramen, perché c'è giro sushi, no? Giro il re del sushi, che però... un po' troppo esclusivo, non per noi. Chi ce li ha i soldi? Molto poco benite. Chi ce li ha i soldi per 300 euro di sushi? Ma chi? Due o tre content creator, te li direi. No, ma a parte noi al massimo 50 euro di sushi, al massimo massimo 10.000 yen, 10 piattini io. 10.000 yen, 10.000 yen. Troppo esclusivo per me. Io 10 piattini sopra i 1.000 yen è troppo. Ma tu vai al Kaiten a quello rullo? Ma il rullo però, ecco, qui ti faccio una critica, perché io sono contro i rulli. Hai da sollevare una. Sono contro i rulli e con altre catene del sushi, perché qualitativamente non è un granché. Allora farti una contestazione. Vai. In realtà sono buonissimi, ragazzi, andate ai rulli. Catena preferita, non diciamo. Vai. Genki? No. Sushiro, per forza. Sushiro. No, ragazzi. Ma ragazzi. Stacchiamo il video, dai. Ma come stacchiamo il video? No, Sushiro è plastica. Abbiamo... No. Qui tocca spegnere tutto, ragazzi. Allora il video è finito. Ma come finito? Dai, se attraversiamo. Siamo diretta, attraversiamo. Beh, no, Sushiro neanche gratis. E qui siamo neanche qui... gratis. Beh, quindi no, neanche gratis. Non andate mai da Sushiro, ragazzi, andate a vedere le foto. No, per me sì, così facciamo, sennò dopo ci buttano giù il canale. Per me sì, per lui no. Ok. Però ecco, io non sono d'accordo, sono per il sushi quello fatto davanti, e ce ne sono tantissimi, ti dirò, perché io facendo la guida. Ah, ecco. Io mi studio i posti. Flexando? No, stiamo lavorando. E praticamente ci sono tantissimi sushi a Tokyo, sì. Dove te li fa lì davanti il vecchio di 150 anni. L'età è quella. E paghi a cena 4-5 mila yen. Davvero? È topperia incredibile di sushi, e mangi un sushi di altissimissima qualità. Cioè, non sono quelli stellati che devi prenotare, posti a sedere tipo imbalsamato, che non puoi neanche ridere. Dove vado io sono non puoi posti. Piangi? Sì, no, non puoi, piangi perché per il conto. Ah, alla fine piangi. Quelli dove prenoti, diciamo, quelli seri sono da almeno 10.000.
però ci sono tantissimi sushi che sono appunto quelli dove ci sono questi vecchi centenari che vi fanno sushi un po' in tutta Tokyo, soprattutto zone nord, tipo vicino ad Asakusa anche. Ci sono tantissimi sushi che con 4-5 mila a cena, perché a pranzo, diciamo, la pranzo sushi costa molto molto meno. Sì, sì. In quasi tutti i sushiaroli c'è una grandissima differenza di prezzo pranzo e cena. Molti ristoranti, diciamo, lunch, a pranzo il sushi buono buono ve lo trovo anche a 2000 yen, quello fatto veramente. Però. E la sera lo stesso ristorante ve lo fa a 4-5 mila, certo. Che però è buono come quello da 10-15 mila, a mio parere ovviamente. Io dopo facciamo lo scambio di contatti un po', facciamo... Sì, sì, io ho tutta la mappa dei sushi, che ovviamente qui bisogna pagarla, la mappa. Se venite in tour con Loli, questo canale. Non possiamo condividere la mappa dei sushi perché sono stati anni e anni di ricerche e quindi non li possiamo dire. E quindi, però si mangia sushi buonissimo con 5.000 yen, cioè, te la cavi. Io il ramen giro, cos'è il ramen giro? Spieghiamo. Vai. Ramen giro, un tipo di ramen, quindi di brodo con zuppe, che è preso da un ristorante chiamato Ramen Giro, sì. Che è originario di Mita, che è la zona dove c'è la mia università, la Keio. Ok, che cos'è? Est? A Minato. Est. Ah, Minato, ok. Quartiere molto così... Ricco, sì, ricco, diciamo. Benestante. Sì. Benestante. È un tipo di ramen che fa questo ramen molto, molto grasso, in cui mette anche questo insieme di verdure, che sarebbero i baccelli di soia, eccetera, sì. A montagna. Ed era famoso perché era molto molto economico, 300 yen per una ciotolona gigante. Era quello degli studenti, no? Bravissimo, era che esatto. Esatto. Okay. Tra l'altro che hanno provato anche con la petizione a portarlo dentro al campus, quelli della Keio. Ah, madonna. Non ce l'hanno fatta e allora comunque il posto è dovuto spostare perché il posto originario in cui era il giro ramen doveva essere cambiato per, non so se problemi idrici oppure per sismici. Okay, si è spostato in un certo posto e adesso è lì da tanto. Questo è il ramen giro originario. Poi ha creato una catena, quindi potete trovare ristoranti giro ramen un po' ovunque. Ah, ok. E ma usano la stessa ricetta originale, ok. Alcuni mettono un po' di cose simili. Sì. E da lì poi si è creato anche, eccolo qui. Tenendo in diretta, tipo, in orario oltretutto. Il ramen stile giro, che è un altro, non è la catena ramen giro, quella gialla, ma è ispirato. Ok. Quindi il tipo di ramen sempre molto grasso, noodle grossi, a montagna. Buonissimo. Adesso poi magari metteremo un'immagine sovrimpressione, giro ramen. Ah, però quando andate bisogna stare tutti in silenzio, sì. Un ambiente molto, molto apprezzato, sembra di fare un esame universitario. Addirittura? Sì, tutti in silenzio. Quindi occhio. Attenzione ragazzi. Occhio, occhio. Ok, quindi giro ramen è il piatto preferito in Giappone. Il secondo è l'unagi. L'unagi don. L'unagi don, sì, l'anguilla. Sì, sono anch'io d'accordo. Incredibile, è assurdo. È molto 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 buono, molto buono. Molto molto buono. Però quindi il primo. L'anguillona, eh? L'anguillozzo di Dio, c'è sì, più cioè, l'abbiamo mangiato. E andiamo avanti con le domande. Ma qua siamo oltre a un'ora di girato, ragazzi, tutto vero, E andare a casa, Luca. Caffè doppio. Sì, sì, adesso andiamo verso la stazione. In Giappone. Ma vuole un caffè doppio? alla pala, ragazzi. Alla pala, caffè alla pala. Caffè alla pala. E quindi, invece, tre pro e contro del vivere in Giappone. Ahia, questa domanda... È pungente, diciamolo. Potrei andare a vedere altri canali che ci sono tanti. I pro, quelli. Mettimi i pro. I pri pro quax. E abbiamo allora i pro 3. Quelli uno, diciamo che per te sono i più importanti, è personale ovviamente, sì. Non per seguire la massa. Allora, bellissima città, Massa comunque. Massa Lombarda, vicino a casa mia, Lugo, pericolosissimo ormai. Però non andateci a Massa Lombarda. Con un altro ragazzi. Certo Lido, è lei che chiama. No, è lei, ma è Lido Adriano, anche lì non ci andate, ragazzi. Sulla, solo salutiamo. Zona Romagna, mare, lasciate stare Lido Viva. Adriano. Vai, tre pro. Quindi tre pro, allora. Ecco i politici. Eccoli, in diretta? Sì, sì, arrivano qua, mi sa. Guarda li matti, guarda, eccoli. Questo è un canale YouTube. Sì, sì, sì. Qualcuno si sta sponsorizzando sulla macchina dei politici. Odio. E allora, i pro e i contro, eh. Sentiti libero. Allora, i pro secondo me è l'accessibilità e la disponibilità di eventi e di cose in generale. L'accessibilità. Però parliamo di Tokyo. Hai ragione. Magari eventi ovviamente fuori Tokyo, in campagna. Quindi vuoi il Giappone non va bene Tokyo? Sì, parliamo di Tokyo, perché comunque siamo a Tokyo, credo che... Allora, i servizi, vabbè, dirò tutti, ti dai servizi, però forse lo dicono tutti,
la metro ti porto ovunque, certo. Non costa tanto. Sì, no, non costa tanto, ovunque. Sono d'accordo. La sicurezza, quindi comunque per certo. Forse un altro, quindi i servizi, la sicurezza. I politici in genere, politici, no, beh, è terribile, durante i meeting devo sempre mutarmi, mamma mia. Sì, sì. E, a lavoro spesso da casa. E, la terza cosa pro del Giappone, secondo me... Ok, questo qui però del Giappone, però in generale un po' delle esperienze all'estero. Ok. Essendo un posto così tanto diverso come dall'Italia, come sì. Mentalità, sì. Ti permette di scoprire un po' più te stesso, quello che prima mi ha insegnato tanto. Sì, essendo ok. Essendo in Italia, è un ambiente che comunque loro sono molto rispettosi e tutto, quindi è molto facile sì. Fare, però allo stesso tempo ragioni, ma lui la pensa in questo modo, la pensa in quest'altro. Secondo me è un bel modo per conoscere anche molto bene se stessi, però non so se sia. No, cioè... È una roba molto dell'epoca, perché anch'io... Se tu sei dentro la tua... No, bolla è un brutto termine, però comunque se tu sei dentro un tuo spazio, ecco sì. Tutto quello che succede dentro diventa normale. Però una volta che esci da questo tuo spazio, sì. Dopo effettivamente dici, effettivamente io vivevo così, avevo questo tipo di idee, eccetera. Ok. Però hai qualcosa invece proprio... Del Giappone. Sì, in Giappone, cioè... Per esempio per me sì. Può essere il fatto che a Tokyo è tutto aperto sempre. Ah certo, sì, quindi se tu c'è sempre qualcosa da fare. Sì, cioè, giusto, corretto. Cioè alle 3 di notte comunque non è che come in Italia che è tutto chiuso. Ma anche tipo la domenica. Sì, anche la domenica, pranzo. Esatto. Qui invece alle 3 di notte se siete ovviamente sì. Nelle zone Shibuya, Shinjuku, sì, sì. Shimokitazawa, le zone un po' più affollate la sera. C'è comunque tantissimi bar, karaoke, ristoranti aperti, cioè certo. Voi avete un sacco di scelta nonostante siano le 3, le 4 di notte. E quella cosa per me è incredibile perché a Londra, esperienza. A Londra a mezzanotte è chiuso tutto. Tutto. A Londra, e tu dopo mezzanotte devi andare per forza in discoteca, se no vai o fai l'house party. Comunque questo è il mio prova che non volevo... intermettermi nel tuo pro, ovviamente. Ti darei anche un pro dei giapponesi, posso? Sì, andiamo che verde. Andiamo che verde. Sì. Vai. Ma è un pro di. Ti aggiungo la domanda: un pro e contro dei giapponesi, la posso aggiungere? Noi siamo qua apposta, siamo allora, qua apposta. Ma uno dei pro dei giapponesi. Sì. Che molti so che criticano, che sanno fare soltanto una cosina così. Quello lì magari possono discuterne, però secondo me è uno dei pro giapponesi che loro sono molto bravi a mettere magari loro, io la chiamo energia vitale, ok, in quello che fanno, tipo che sia in un anime, sì. Mettono tutto il loro, che sia tempo, fatica, okay. Pensiero, danno tutto se stessi per fare magari qual tipo anche Initial D, queste scene, la scelta della musica in un certo... Ok, in un sì, certo frame dedicano la loro vita, cioè, esatto, a fare queste tutta le la cose. Notte lavora, infatti li vedi tipo anche i mangaka eccetera che sono veramente un stress che sarà sì. Totale. E secondo me questa cosa qui, allora, poi anche la cosa del in giapponesi lavorano troppo, overtime, sì. Che tra l'altro dipende, però molto spesso il fatto è che mettiamo che sia tipo le 6 di sera, tu si staccare al lavoro. Sì. Non ho mai lavorato in Italia, quindi magari non lo so, dei persone che guardano il video mai lo sapranno sì, molto sì. Meglio di me. Qua se, non si lavora, qua ci si diverte. Se un capo alle 6 di sera, se, dice mi fai questo, sì. Tu gli dici no, te lo faccio domani. Okay. Mentre in Giappone non dicono di no, e pur di dire di sì stanno lì a lavoro tanto. Ah, magari okay. Non devono neanche fare tanto, ok. Però devono stare in ufficio, quello per mia esperienza. Ok, quindi, ok. Magari anche un problema che se tu potessi chiedere a un collega lo risolveresti subito. Sì. Loro provano a farlo da sé. Se tu venti chiedessi al tuo collega com'è che si fa questa cosa, andresti a casa. Quindi molti giapponesi sono molto leali. I giapponesi sono sì. Molto, diciamo molto non, leali. Non hanno la mentalità del no, vabbè, dai, lo facciamo un'altra volta. No. Loro invece lo fanno subito. Anche, sì. Anche per esempio, se vai al comune. Eccoci. Al comune c'è cioè, un altro mondo, nel senso che quindi non vedi terra, la gente così, dai, che devi fare oggi, cioè, è che lì vuole. Che proprio ti vuole aiutare. E anche se tu vai al comune un minuto prima che chiude, ti fanno la pratica. Certo. A me mi è capitato con, sai, il cambio di residenza, queste cose qua. Cioè, se loro, nel loro minutaggio di orario sono lì, loro fanno tutto quello che possono fare
e fanno anche lo straordinario se, certo, se è necessario. In Italia ti dicono no, vieni dopo pranzo che poi ci guardiamo. Esatto. Cioè, è proprio la mentalità così. Quindi sì, su questo sono d'accordo. Il fatto che non sono, diciamo, lazy, occhio, lazy al lavoro in generale. Ma questo non l'abbiamo detto, ma tu lavori con solo giapponesi? Solo giapponesi, sì. Abbiamo detto, no. Quindi sei l'unico straniero in azienda? Allora, ci sono 5 ragazzi che vengono dalla Cina, però con hanno studiato l'università qua, sì, eccetera. Sanno... Però in genere lavoro con il mio team, sono solo giapponesi adesso. Ok, quindi è tutto full, sì, Japanese. Sì, anche la share auto, poi raccontiamo, sono tutti giapponesi. Raccontiamo, sì, prima che faccia buio, perché qua... ragazzi. Insomma, metto un po' il video... A parte che di batteria non so quanto abbiamo rimasto, però noi dovevamo, allora, avevamo pensato di fare un video di 25 minuti, siamo e 26. Siamo a 70 minuti. Vabbè, quasi. Senza tagli, oltretutto. Attenzione. E, come, quindi i pro e invece i contro? Del Giappone. Eccoci. Devo proprio? Sì. Tre contro così? Che allora. Non ti piace o non ti trovi bene? No? Allora, tasto dolente? In particolare da io che sono uno scienziato dei dati, che mi baso la mia conoscenza su quello che vedo. Se X cosa succede, se X persone dice questo, per me è vero e quindi lo uso per aggiornare la mia... Ok. Tipo, io la mia idea di Oli, parlo d'Oli, prendo dei dati, mi faccio un modello mio di Oli. Oli, Oliver the Cowboy? Proprio lui, lo salutiamo. E quindi io parlando con Oli so come è fatto, quindi magari so un po' per dire, tipo se io parlo tanto con Oli, prendo dati su di lui, da questo punto di vista, le sue idee, so che magari questo tipo di argomento non gli sarebbe troppo, non gli piacerebbe parlarne, quindi non ne parlo. Ok. Con i giapponesi, il fatto è che loro hanno, si può dire, questa... Diciamolo. Molto spesso sono molto bravi, ma allo stesso tempo lo fanno un po' più per buone maniere. Quindi molto spesso non ti esprimono quello che pensano davvero. Ok, il tatemae, molti il famoso tatemae. Però molti, quindi, oppure anche come hai spiegato anche nel video di un famoso canale. Aia. Del leggere l'aria. Che sì. Molto spesso ti porta... Non me lo dice nessuno questo, eh. Soltanto noi in questa zona. E praticamente per questo tipo di motivo, sì, molto spesso tu non riesci a capire quella persona cosa pensa davvero di qualcosa, perché ti dà dati che sono, sono molto accondiscendenti i giapponesi, diciamo, quindi ha dei dati, ah, quindi un po' sballati, va bene questo, sì, quindi... un po' sballati, perché loro magari dicono sì sì no a me va bene, però in realtà lo dicono solamente perché per farti contento. Possiamo fare anche una piccola ad altri canali, se guardate dei video in cui dicono ai giapponesi piacciono gli italiani, aia, sì. questo, cosa devono dire? No, sono te, ma è ovvio, cioè, quindi... Per forza vi hanno di sì, qualsiasi domanda fate. Quindi ragazzi, interviste in Giappone, bene o male lo fanno per farvi un po' contenti, quindi, no? Esatto, non se dopo dicono ah sono su YouTube che dico ah che gli italiani sono dei cafoni. Cafone, esatto. Bellissima parola, pane e cafone. Cafone è una bella parola. Bellissima. Attenzione, soldi lì, soldi. Portafoglio, noi lo lasciamo lì perché siamo umili. Quello penso sia il portacenere, secondo me. Salutiamo. Però anche se ci sono i soldi, ragazzi, rimarrà lì finché il proprietario non tornerà. Questa è la sicurezza del Giappone, ecco. Ed è il proprio importante, secondo me, la sicurezza. Che però abbiamo detto. Bottiglietta d'acqua e caffè si può prendere oppure... Sì, sì, adesso andiamo perché io poi devo anche fare la pipì. Però non è ancora tutto, finito. Sta tutto pagato? Il caffè doppio? Caffè doppio. E quindi tatemae, che appunto leggere l'aria non è sempre positiva non la vedo come cosa negativa alta tema. Il fatto è che io ricapisco, sei in una situazione tipo facciamo un esempio estremo, sì, sei in una situazione con degli amici, uno dice a me piace X canale che te lo odi, tu dici ah ma quel deficiente totale così è proprio un cretino, sì, direbbero ah ok ti piace lui, sì, esatto, non vogliono rovinare la... Sì, loro vogliono sempre tenere questa armonia, esatto, che è una cosa che io rispetto molto, ma allo stesso tempo diventa difficile per te conoscere la persona. Sì, quindi sono d'accordissimo. Molto, molto spesso non riesco mai ad avere amicizie più profonde, che non posso mai, potrebbe essere l'argomento di dopo. Sì, ma quindi le amicizie sono fattibili? Allora, dipende molto dalla personalità. Sì. Io, secondo me, andiamo di qua. Molto spesso devi essere te a fare la prima mossa, però dipende. Mossa? Starzan. Siamo andati. Andiamo di qua. Fonti mi hanno detto che. Ah, vedono anche dietro. Chiamo. Ci stanno seguendo.
praticamente. Piccoli fan. Ecco. No, comunque qua la batteria sta un po'. Comunque. Quindi niente, volevo dire che. Quindi ci colleghiamo al. Abbiamo detto cose negative, quindi però fammi chiudere, chiudiamo. Sì, sì, sì. Come... Chiudiamo le rime, chiudiamo. Però come... apriamo l'acqua, perché bisogna anche bere un po'. Assolutamente. Qua un'ora di girato non abbiamo ancora bevuto. Il coniglio lavoratore. Portano anche a lavorare. Usami. Lasciamo, chiudi la live. Eh sì, la parola protetta. Cioè. Comunque, sì. Le amicizie, quindi poco profonde. Aspetta, sì, quindi. Però chiudo con le robe negative. Ah, beh, forse per gli italiani questo silenzio sempre che è una cosa positiva. Insomma, ci sono cose negative oggettive, però secondo me questo silenzio perenne, tu che sei in giro, magari ti spacchi una gamba per terra. Okay. Non è che dipende, però. Non vedo questa cosa che persone verrebbero lì ad aiutarti su, dipende molto, però forse però ho visto scene. Sì, allora se inizia uno poi iniziano tutti magari, no? Quindi però sì, ok, quindi hai visto gente magari, vabbè, come quelli di Shibuya Meltdown che praticamente sì, che nessuno aiuta, li evitano. Quelli che diciamo Shibuya Meltdown sono quelli che si ubriacano a bestia e finiscono per strada la sera a Shibuya, e la gente comunque non fa nulla. Ma no, perché è una cosa talmente normale che sì. Però quella roba lì è un po' diversa, perché è talmente normale che non vengono aiutati. Quello sì, in quel caso lì, però dico semplicemente anche per, ma in generale, se tu vuoi anche conoscere magari qualcuno, tipo in un io tipo in treno a in Italia, andiamo sul Frecciarossa, comunque ho viaggiato per andare tipo dalla Toscana in Italia, comunque tutto pagato sul Frecciarossa perché erano seduti rispetto magari a un treno normale così. O anche sui treni normali. Per l'Italia è tutto pagato. Ma è vero, stava tutto pagato. E quindi... biglietti, anche in ritardo, offerto. Sì, offerto. Io mi venivo tipo a parlare adesso, al treno, a parlare con le altre persone. Ah, ma cosa si fa? Tipo, c'è un signore che guardava dei video di Pink Floyd. Ah, ma sono i Pink. Qui in Giappone invece. Non c'è quella chiacchiera. Sono d'accordo. Grazie al video di Sfera e basta. Ma non che penso c'ho tante che Tesla in Giappone. Però non la volevano al supercar loro. No, infatti ne ho solo quattro. Però non le volevano nel supercar. La stessa cosa l'ho notata anch'io quando sono tornato poco fa in Italia. Che io andavo nei bar a prendere il cappuccino e facevo la chiacchiera. Esatto. Qui è veramente difficile. Ma più che altro io mi sento in imbarazzo ad attaccare il bottone così all'improvviso. Perché è proprio la vibe è quella. Esatto. Cioè. E anche i segnali di apertura che secondo me è un po'. Se uno si siede tipo con mascherina, cappello, telefono davanti, chiuso. Sì, no, è impossibile comunicarsi con i giapponesi così. Segnali di apertura così, che sono molto pochi qui in Giappone. Quindi quello secondo me è un po'. Per uno magari è una cosa positiva, perché per un estroverso è una cosa negativa, presumo, per un introverso è una cosa positiva, quindi molto soggettiva. Esatto. Anche quella. Quindi anche in palestra, tipo in palestra, andato in palestra, ho parlato con della gente, ma cosa fai oggi? Qua in Giappone vado in palestra, comunque cappellino, tutti belli arrabbiati. Nessuno che spingono. Si caga, ecco. Quello secondo me è una cosa un po' da tenere in considerazione. Sì. Quella sicuramente è una delle cose principali differenze tra Italia e Giappone. Che ci sono, direi, o soggettive. Sì, esatto, soggettiva. Quindi e hai altri contro? Sì, ok, eccoci. Una piccola attenzione. Tutto il cibo è fritto qua. Siamo tutti fritti, ecco, l'abbiamo detto, ragazzi, stacchiamo la live. È tutto fritto. Io vorrei non tutto. Io devo andare a Saizeria per mangiare. No, vabbè. Io devo andare al sushi. Ecco perché ti piace il sushi, ecco perché. Eccoci qua. Intanto pausa, devo bere, poi devo anche fare la pipì di là. Io guardo, ragazzi, eravamo le sabbie, non è che l'acqua. Sabbatevi nel frattempo, ragazzi. Sabbatevi, ecco. No, quindi. Potevamo farla così, non serviva a camminare, stavamo così, vero? Vedo, siamo distrutti. No, vabbè, un'ora così, però. Ecco. Quindi, per me il cibo è troppo. Vado lì, sono un po' a dieta. Adesso so che un famoso youtuber ha aperto la propria kebabberia a Napoli, Fit. Non facciamo nomi, però quello sarebbe tanto. Potremmo aprire pure anche un'altra famosa catena di non c'entra niente. Di panini che c'è in Italia. Aia. La AV, che non vuol dire qualcos'altro, che in Giappone ha un altro significato. non è, diciamo. Non cercate AV in Giappone. Vabbè, cercate, mi faccia protetto. Ci saranno dei video strani.
però quello è buonissimo, per me il cibo italiano, così per me qua un po' come critica, per me è molto, per me oggettivo, troppo cibo fritto. Come Pokémon Rubino e Zaffiro, troppa acqua, però, qua troppo fritto. Ma di, ok. Troppo fritto, ok. I ristoranti facilmente accessibili. Aspetta. Un po' ovunque. Sì, sì, continua. Perché non ho Oliver o Olimap che avete tutti i posti esclusivi, attenzione. No, stavo guardando la batteria, 39%, vai. Per me vai lì, c'è la cotoletta fritta. Ok, vado là, c'è il coso fritto. Ok, c'è la tempura, la cotoletta di porco fritto, tutto fritto. Però sì. Sono oggettivo. No, beh, prendo la distanza, sì, da quello, no, allora, io sono più o meno d'accordo, però d'accordo in una parte diversa. Eccoci. Cioè, allora, non dico che è tutto fritto, diciamo il fritto è molto presente. Ma, o però? Però invece io sono molto contro i prodotti giapponesi. Eccoci, tipo quelli del supermercato del Combini, che sono tutti chimici, con conservanti, preservativi. No, come si chiamano i conservanti e... Conservanti? Preservati? Sono sempre tre, sono sempre due. Conservanti e coloranti, comunque roba artificiale. Questo è uno dei miei più contro in assoluto. Sì. Quasi non esiste una roba da mangiare, certo, con ingredienti naturali o comunque, sì, di ottima qualità come abbiamo in Italia. Cioè, qua c'è ancora, tipo, adesso è un esempio stupido, però per esempio l'olio di palma, che in Italia è stato tipo bannato, non bannato, alcuni ce l'hanno ancora. Buonissimo, quello che è, che faccia bene, faccia male, no, non è questo discorso, però in Giappone, sì, non sanno ancora di sta cosa, delle varie differenze tra il cibo, questo è nocivo, l'olio di palma no, cambiamo olio, cioè sono indietrissimo per la questione cibi confezionati e usano ancora ingredienti che noi usavamo 30 anni fa, fondamentalmente, che appunto erano, sì, un po' pericolosi, un po' pesanti, un po' sì, diciamo, da tante, evitare. Tante, però, salse, tipo tutta la maionese, tipo entro, tipo il panino con la pasta molte cose sono troppo, secondo me un po'. Però lì faccio un altro discorso. Sì, però, sì. Però vabbè, quella roba lì basta non mangiarla, il panino, sì, con la pasta dentro. Tipo, ecco, da noi il pane, penso che sono emiliano, il pane col salume dentro, un po' di formaggio e buon. Un po' alto in sodio, sembra anche noi che siamo. Sì, però meglio uno squacquerone rucole crudo. Eh sì, piadina romagnola, ovviamente. E, però ok, quindi cibo preferisci quello italiano. Sì. Ovviamente. Ok, però giro ramen, posso dirlo, mio padre. Topperia missile? Mio padre totale. Eh sì. Ok. Però quello è peso, giro ramen, poi mettiamo la foto in sovraiscrizione. Che e che altre... capiremo di che cosa stiamo parlando. Sì. Sì, quindi invece vorresti rimanere in Giappone? Ah, ok, sta domanda. Giappone, allora, tu sei qui da 5 anni, abbiamo detto. 2 di università e dopo... di lavoro. Sì, esatto, ok. Quindi 5 anni. Dopo 5 anni di vita in Giappone, come, sì, ti senti? Ti senti che vuoi rimanere? Ti senti che hai dato? Ti senti che vuoi ricevere qualcosa in più? Come ti senti a livello... No? Ok. Boh, allora, da un punto di vista di lavoro mi sento soddisfatto, perché qua, soprattutto nell'ambito AI, sì, possiamo dire un po'. Intelligenza artificiale. Sì, intelligenza artificiale, o comunque del machine learning nello specifico, però sì, diciamo AI in generale, anche se machine learning, già GPT, ma serve machine learning più specifico. Sì. Perché sono un ingegnere del machine learning, non AI, diciamo. L'abbiamo detto. Eccolo. Praticamente il Giappone è ancora molto indietro. Eccolo lì, sì. Immaginavo. E strano. Quindi un sacco di persone stanno venendo in Giappone adesso, anche dall'America. Sì. Ho visto diverse persone che hanno lasciato aziende come Apple, Google, Fang, li chiamano, Facebook, Amazon, Apple, Google. Ah, ok. I master Netflix, sì. Sì. Delle aziende. In Giappone chiamano GAFAM, non c'è Netflix, ma c'è Microsoft. Ah, ok. Sì. Incredibile. GAFAM, quindi... Intanto, ma quello è un perro piccolo... È un riccio! Aspetta, ma è un riccio! No, aspetta, qui tocca fare il video, ragazzi, un attimo. Posso dire mio padre? No, è riccio... Riccio di mare? Tocca fare il video, un attimo. Siamo in diretta, lo so, però... C'è Sonic, ragazzi. È un fan. Ma com'è possibile? Ma... No, il riccio è la cosa più bella, ragazzi. Ma io non ho capito se è della proprietà è no, della la proprietà, sì, ma sarà... Oddio. Ma mi sembra lo stai mette investendo. Sotto? No, allora. Momento riccio, no, ragazzi. Ragazzi, perché è momento pubblicità.
sì, c'è anche quello con la tartaruga. Ma sai che ho visto un nel mio vicinato, te lo giuro, non diciamo, ho visto un anziano con un maiale al guinzaglio per strada. Mio padre. Un maiale gigante. Ecco, cioè lui camminava come se fosse un cane, ma era un maiale, cioè mi ha fatto un senso. Perché, cioè, tu ti vedi sto animale per strada, un facocero, un suino, sai, proprio il maiale rosa, quello delle favole, ma grande, adulto, era pitturato, era tipo come un grande, come non lo so, un boxer, cioè grande come un, come le sub che riceviamo, un San Bernardo. E invece era un maiale, era un costume di Halloween, che ne so. Magari era per il meme, chi lo sa. Per il conte. Comunque qui lo diciamo, pro principale giapponese, c'è il bagno, bagni, diciamolo, puliti. Che io ovviamente li ho usati tutti e adesso lo devo usare perché devo fare un po' di pipì. Ok, quindi cos'è che stavamo dicendo? Stiamo parlando del riccio di mare, dei ricci di terra, e stavamo discutendo del fatto del mio lavoro, se vorrei stare in Giappone. Sì. Per il lavoro sì, si prende bene, e sono soddisfatto dal punto di vista lavorativo. Perfetto. E l'altra cosa anche positiva del fatto che puoi conoscere tante persone internazionali facilmente, perché vi trovate in questo mondo che sembra un po' alieno, un po' Marte, il Giappone, no? All'inizio, okay, tutti questi giapponesi, tutte queste scritte che non sai neanche leggere. Non capisci niente. Quindi è molto facile conoscere, secondo me, giapponesi. E te stranieri, perché vi trovate un po' come due tipo umani su Marte. Ah, ok, tra stranieri sì. Tra stranieri. Ah, c'è già quella connessione istantanea. Esatto. Perché appunto, ok, sì, sono d'accordissimo. Però al suo tempo, come dicevo, io sono una persona molto anche aperta. Tipo, a parlare con persone, così tipo qua al parco non puoi andare a parlare con gli sconosciuti. Sembra, sì. Però dipende come lo fai, ovviamente. Sì, anche sembra, in Italia. Sì. Però tipo anche in un bar, in un caffè in Italia è molto più facile parlare con delle persone. Certo. Qua è molto più difficile, anche se le conosci dopo, secondo me, rispetto magari noi italiani. Difficile mantenere, dici? Sì. Oppure quello che, di cui parli. Uno potrebbe dire anche la lingua. Anche la lingua sicuramente aiuta, però secondo me non è solo quello. Ah, non sai parlare la lingua, quindi il tuo limite è la lingua, eccetera. Però sì, ci sono altre cose culturali in mezzo. Però non hai risposto, mi sa, al come? Fatto che... Attenzione, hai schippato? Vuoi rimanere o pensi di cambiare tra un po'? Appunto, sì, come... Io intanto, tu magari se vuoi continuare... Tengo in mano. Ti fai l'autovlog e io devo fare la pipì velocissima. Tanto siamo in diretta. Però l'audio non fa il feedback. Che se io vado in bagno con questo poi mi si sente la pipì. Mettilo. Tengo in mano. Di là. Sì, quindi racconto. Ti faccio una domanda. Pensi di continuare o stai pensando magari in futuro di andare da un'altra parte? Sì. E poi altra domanda. Consigli magari da dare a quelli da casa, ai ragazzi da casa che vogliono venire in Giappone? Che vogliono venire. Cosa consigli magari prima di venire? Non lo so. Ok, posto. Vado subito. Non sono solo ragazzi, ma ecco, portiamo il content qua. Partiamo con col bello sfondo. Allora, io adesso mi trovo molto bene in Giappone, comunque dal punto di vista del lavoro si guadagna bene, si guadagna almeno il doppio di quello che guadagnereste magari in città come possono essere anche Milano, ma l'affitto non è così alto, i prezzi delle cose non sono così alte, quindi secondo me da un punto di vista lavorativo, dipende anche dal settore, però da quello per esempio ingegneristico è molto bello e dà molte possibilità e anche dal punto di vista dello stipendio è molto accessibile. Dal punto di vista della vita, come vi dicevo, ci sono tante cose da fare. Molte persone che sono venute qua in Giappone, dopo si pentono magari di tornare in Italia, dicono ci sono molti meno stimoli, anche se vanno magari a Milano, comunque dicono ok, Milano è bella, eccetera, però ci sono molte, molte meno cose da fare, quindi attenzione anche a quello. Quindi Milano, Tokyo ha davvero tante possibilità e sicuramente una volta che dopo ve ne andate, e realizzate di quante cose potessero fare qua a Tokyo, quindi io la consiglio e per ora penso di stare qua. Per quanto invece riguarda i consigli che posso darvi, allora innanzitutto non so se il consiglio era riguardante a come venire qua. Olix, la domanda era per quanto riguarda i consigli da dare per venire qua, i consigli per sì, magari cosa consigliare a qualcuno che vuole venire qua, cosa
come prepararsi, non lo sì. so. Allora, beh, io posso, beh, per mia esperienza, quindi ho sentito l'ufficio, degli scout internazionali all'università, se voi siete all'università sentite, o poi ci sono tanti programmi di scambi, tipo c'è il progetto Vulcanus, che è un altro progetto che vi permette di studiare qua in Giappone. Vulcani? Ma Vulcanus? No, studi vulcani, no? No, non... C'è il progetto Vulcani, ah, no, grazie, ma no, cosa vuol dire? Okay. No, però no, salutiamo, geologia è importantissima. Assolutamente. Però studiano anche i vulcani, se volete, che ne sono qua in Giappone. Pieno, tanto pieno. C'è una città, aia, Kagoshima, che è gemellata con Napoli, perché c'è un bel vulcano. Eh sì, Vesuvio giapponese. Ci dovrebbe essere via Kagoshima, Napoli, appunto. Ok. E eccoci qua. Tanto continuiamo di qua. Tanto continuiamo. E quindi, quindi io consiglierei di prendere quello. Oppure sì, vedere anche per le visti lavorativi, queste working holiday, oppure... No, non c'è ancora working holiday, per gli italiani. Deve uscire, cioè l'hanno annunciato, ma ancora non l'hanno attivato. Ah, link in descrizione. Lo mettiamo sul sito del governo, ovviamente. Io direi, in primis, sempre studiare la lingua. La lingua, sempre, sì, venire importante. Già studiati, perché, vi risparmiate un sacco di tempo... quando siete qua, perché quando sì, siete qua, se partite da zero, vi ci vuole almeno un anno per ingranare un minimo. Invece se siete già ingranati, vi risparmiate un anno, sì, che potete già fare cose che appunto dall'inizio. Perché sotto sotto per la fine serve uno dice, ah, lo pratico parlando, però immaginatevi uno che non sa parlare italiano e prova a parlarvi con un italiano molto rotto. Ah, tipo che ne so, ah, chiamo mi... Ludovico. Mi Ludovico chiamo Italia. Italia. Capite, è un po' pesante, difficile, quindi medesimatevi in loro. Sì, quindi... poi loro, ecco, hanno... Noi, per esempio, in Europa abbiamo la carta dell'inglese, tendenzialmente. Io c'ho questa carta. Eccoci, in diretta. Abbiamo. Drago Imperatore del Caos, Baciatore della Fine. Ultimate. Mamma mia, 7 euro non sei a livello del dio delle carte, però 7 euro, grande, sì, grande acquisto. 7 euro col cibo. E per esempio, come dicevo, in Europa possiamo usare la carta dell'inglese un po' più facilmente, certo. Qua l'inglese è usato relativamente poco. Sì, anche nell'industria, nel lavoro, è davvero. Sì, quindi è quello il fatto. Ecco, il giapponese è fondamentale, a meno che venite con un'azienda straniera, esatto, come... C'è un nostro amico che lavora nella finanza, eccolo, azienda internazionale, lui non ha bisogno di imparare l'inglese, cioè a livello, sì, lavorativo, perché lavora tutto in francese, in inglese, sì, e quindi lui, insomma, il giapponese, sì, tecnicamente non lo usa e non gli serve, però comunque per vivere diciamo, ti serve comunque. Il bilingue è molto molto valutato, però, nel mio ambito essere bilingue è tanta roba, sì, inglese e giapponese. Ah beh, certo, sì, è una skill che i giapponesi non hanno spesso, ecco, con l'inglese. Piccola critica anche nella mia industria, machine learning, che tutta la ricerca è tutta in inglese, devi sapere tutto in giapponese. Cioè, il lavoro, sì, in giapponese. Mamma mia, incredibile. Quindi, però beh, per quelli che si fanno un po' più il mazzo, non di Yugi, il mazzo, di fare il mazzo di studio. Sì. Ovviamente un pro, perché riescono a avere appunto, mi sono fatto il... Sono impegnato per avere la doppia lingua, però sicuramente, ecco, secondo me la lingua è importante anche capire quando usare, che tipo di parole usare. Sì. Se tu parli tipo da italiano e traduci le robe in giapponese non funziona, perché okay, in certe situazioni devi essere... Sì, sì, non è meccanica, come magari può essere... F uguale MA. Magari italiano-francese, che sono molto simili, e puoi fare un attimo un po' la traduzione terra-terra, però in giapponese no, devi fare a molto... A seconda della... Sì, esatto. In base alla cultura, eh. E quella cosa lì, la lingua ti insegna la cultura. Attenzione, sì. E anche la cultura ti insegna la cultura. Fondamentale. Sì. Cioè, uno che viene in vacanza... Uno che viene in vacanza... non potrà mai capire effettivamente perché se non sa la lingua ti perdi il 90% della cultura giapponese. Certo, sì. Perché non è come l'inglese. Il giapponese è una roba molto specifica dei giapponesi e quindi se non la sai tutta quella cultura interna non la riesci a capire. E aggiungo anche, appunto, sempre data analyst scientist, solo per voi ragazzi. Ci mancherebbe. Se tu parli soltanto in inglese, ti espone a un gruppo di persone giapponesi che sanno l'inglese
che sono però una nicchia, quindi si chiama, c'è una cosa chiamata bias. Tu vai a conoscere un tipo di persone che hanno studiato l'inglese, quindi molto spesso hanno dei background internazionali, sì, eccetera, quindi bravo, sì, vai a conoscere questo tipo di persone. Anche quello è interessante, perché tu non è che vai a conoscere uno a caso in generale. Esatto. Magari alcuni, c'è uno che magari l'ho studiato, però molto spesso vai a conoscere... Io ho conosciuto uno un giapponese che era appassionato di... Uno era appassionato di... Pantani Sama, di Marco Pantani. Ah, salutiamo. No, è il mio concittadino, è il mio Romagnolo. Poi c'era quello appassionato di Baggio, quello, certo, quello appassionato del Parma, eccetera. Sì. Quindi quelli appassionati di Ravenna, di Rimini, beh, pochi. Mausoleo però... di Teodorico, mosaici. Anche Sicilia, beh, altro Ravenna, cioè, anche appassionati di Lugo. Beh, della bellissima mia città, perché città, dopo che hanno visto il canale, hanno visto Lugo, sono andati a vedere, poi c'è piena di roba. C'è nato un famosissimo caobo, mi hanno detto. Sì, sì, siamo là. Quindi anche quello secondo me è interessante, perché conosco i giapponesi, oppure se vedete i video, ok, ai giapponesi piace l'Italia, ma magari sono un tipo di giapponesi specifici, quindi attenzione. Sono una nicchia minuscola, certo. Poi per me, che sono un data scientist, ecco, se prendo soltanto dati da queste fonti, non posso poi esportare questo tipo di conoscenza su tutti i giapponesi, perché non funziona più. Sì. Se io vado a chiedere gli stipendi medi in centro a Milano, non posso dire ok, ci sono quei video che io un po' critico. Se tu vuoi chiedere gli stipendi in via Monte Napoleone, lo stipendio medio di Monte Napoleone è 3.000 euro al mese, quindi a Milano si guadagna. Sì, non no, puoi. Oppure come qualche video che non diciamo, ragazzi, lo stipendio medio a Tokyo è 3.800 euro. Ah, però solo? Ma a chi? Però se vai, c'è, se chi... vai dove siamo andati noi a chiedere interviste lì, ok, 3.800 euro impossibile da guadagnare. Oppure proprio, se dicono se sei italiano impazziscono, urlano, si tolgono i vestiti. No, vabbè, quella è... Vabbè, lasciamo a chi non fa sta diciamo, roba. Lasciamo. Comunque sì. Questo più o meno è il succo che vorrei bere, perché sono yoga, molto... ho bevuto un sacco di yoga in Italia, buonissimo. Mi mancavano. Preferito qual è? La pera. No. È vero, la pera. Sì, ma non quelle. No, il succo alla pera è il più buono del mondo. E poi non lo so, vuoi aggiungere qualcos'altro, Ludo? Giappone ti ha cambiato un po'? Sì, vivere qua? Sicuramente mi ha cambiato. Ti ha imparato, ti ha insegnato a leggere l'aria? Perché io vedo che sì, nessuno, tanto. Tutti gli italiani che conosco, nessuno sa leggere l'aria. Questa cosa mi manda un po'. Quello sì, tipo. Mi destabilizza, perché è la base. Però vabbè, ci sta che uno. Base. Cioè, è la base in alcune situazioni palese da usare, però alcuni, la miata, l'abbiamo visto, certo. Però alcuni, nonostante è palese da usare, non sanno che cosa sia, quindi tipo è triste. Anche solo urlare tipo al ristorante così, già solo parlare molto, molto, molto. Molto alto, sì, quelle cose lì anche bisogna leggere l'aria. Fare, ragazzi, battute di un certo tipo, capire, prendere il feedback, questo qui è anche, insieme a controllo, comunque di quello che ho stato io, prendi il feedback di quello che ti dicono e ti sistemi un attimo te. Ci stanno tracciando, ma no, stacca. Ragazzi qua diciamo 97 minuti di video, la polizia del conte. Ma sto video è bello che sta senza senza tagli. Ma chi lo guarda? Non guarda nessuno sto video. Io mi sa che abbiamo fatto un po' esagerato. Ok, andiamo di qua. Direi che siamo al centro commerciale Rise, molto bello, attaccato alla stazione. Sponsor. Ecco, devo staccare, ragazzi, sono arrivati. Sì. 25% di batteria, ci stanno. GTR, ci stanno succiando. Skyline, volante. Sì. Era 37. Quindi niente, se non abbiamo altro, direi che possiamo chiudere qua, no? Ricapitolando l'X, sì. Allora, vai. Consigli per chi vuole in Giappone, studiate il giapponese, sicuramente in anticipo qualcosina, guardatevi dei video, guardate come si comporta la gente in giro, tipo in treno, adesso non vorrei poi, tutti questi ho visto dei video, allenano, imbarazzanti, quindi attenzione. Non hanno letto l'aria lì, per niente. Sì, l'aria condizionata, terribile, quindi così, però secondo me il Giappone potrebbe, sicuramente siete passati di anime eccetera, o anche per turismo, semplicemente per godervelo. Dal punto di vista di acquisti, secondo te è meglio da turista o da viverci il Giappone? Ecco, dipende dalla domanda persona. Freddo,
iniziare a viverci è un po' un rischio, perché potreste trovare molti compromessi all'inizio, trovare magari lavori che non vi piacciono per niente pur di stare qua. Quindi attenzione, occhio, perché non è che dite ah voglio fare l'ingegnere, vado in Giappone e trovo sicuro lavoro. Molti spesso iniziano magari al ristorante, che se ti piace benissimo, però, però al ristorante non ti danno il visto, non cioè ti danno il visto, oppure vai tipo a fare il X, questo tipo di lavoro eccetera, quindi attenzione. Però su me è una bella esperienza, perché ti insegna tanto, ti apre altre culture, e anche su me alle persone diciamo internazionali allo stesso tempo è molto bello. Sì, molto facile fare amici stranieri. E anche adesso vivi in una share house, consiglio anche voi di trasferite, andare in una share house, perché costa abbastanza. Beh, in realtà rispetto a uno, c'è un pug, occhio, Carlino, sempre ridere il nome, chissà perché è Carlino, Little si Carl chiama. E quindi share house per conoscere persone, quindi tu vivi non l'abbiamo detto, tu vivi in una share house. Sì, un modo molto facile per vivere in Giappone, perché non devi pagare il rekin, questo tipo di questo soldo che devi dare landlord, il regalo al padrone per ringraziarlo del fatto che vi ha permesso accettato di affittare la sua casa, che è di solito una mensilità, ma a volte anche due mensilità. Sì, già, quindi sicuramente quello. Non, essendo stranieri, da quanto ne so non ho mai provato, ma è difficile avere un appartamento, non ho mai provato, ma è molto difficile, te lo dico, perché anche con mia moglie comunque a noi ci hanno detto guarda, va bene, però hai iscritto questo canale, quindi no, però no, okay, essendo tu straniero nella coppia potrebbe esserci qualche landlord che possa dire certo, mi sa di no, ce l'ha detto proprio quando siamo andati a parlare per cercare. Sentiamo. Quindi è difficile trovare un appartamento, sì, da straniero. Quindi sicuramente share house, posso dire questo anche è un conto molto forte del posso Giappone. Dire i nomi delle aziende delle share house, oppure mettiamo il link? No, magari ti contattano su Instagram. Mettiamo il link di Instagram ovviamente, sì, in diretta. Però il link, su me quello è molto comodo, anche per me potete prenotare dall'Italia, venite qua, ci avete già la share house. Sì, 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 ci sono varie attività. E altre cose, direi che ci siamo, no? Siamo dimenticati qualcosa? Facciamo ultimo check al volo, ragazzi. Infatti abbiamo fatto un'ora, dovevamo fare 20 minuti, abbiamo fatto 100 minuti. Un'ora solo e mezza, è un film. Ragazzi, non guardatelo sto video. Ma non devi dire lì, devi staccare. Allora, questa parte, io non volevo farlo sto video. Neanch'io. Noi abbiamo detto al massimo proprio 20 minuti. È super calmo, se proprio vogliamo dire robe extra che non servono. E quindi ragazzi, non guardatelo, togliete il follow, mi raccomando. Ma alla fine. Cos'è il contento? Però no, abbiamo detto tutto, la camicia ce l'abbiamo. Cowboy. Poi niente, penso che più o meno le domande te le ho fatte tutte. Sì, direi di sì. Sì. Un falso mito del Giappone, però. Un falso mito che la gente crede quando viene qua, dice che, oddio, non è così come ho visto sui social. Ok. Beh, sui social forse l'hanno già sfatto, che non tutti i giapponesi sono degli anime otaku, che qua. Però sto qui è che metto, io quando ero 9 anni fa, l'otaku era molto, non dico un po' bullizzato, però era un po' criticato come dalla da società. Noi. Sì. Però adesso, grazie anche a Twitch, grazie o per colpa, non lo so, internet. Però si è si è espanso, ma anche le persone, sì, più aperte. Oppure vediamo anche tipo Luca Comics, quanto è pieno di persone adesso rispetto a prima. Quindi vuol dire che le persone stanno anche aumentando di fan, eccetera. Quindi sta molto più, okay, secondo me, si sta più diventando normalizzando, più accettato, secondo me. Però ma se in c'è in il Giappone? In Italia. Ok, ma mentre, e quindi per noi era, voi italiani siete tutti così, siamo nerd, sì, e in Giappone saranno tutti degli sfigati nerd, ma in realtà secondo me non è, anzi, per la mia esperienza, quando tu dici che ti piacciono i manga, sono, wow, interessante. Dragon Ball lo guardavo quando ero, dicono, sì, quale sì, medie, sì, sì, sì. Ma davvero lo guarda? Anche i Pokémon, cioè, se venate tipo i negozi di Pokémon, qui magari una critica, ecco, molto spesso bambini, cioè negozi di Pokémon molto molto spesso vedo tanti bambini ai 20. Sì, sì, sì. Qui non è, invece in Italia, forse all'estero, persone molte più grandi li guardano, alcuni tipi di prodotto. Qua magari potremmo... No, però, non lo so. Perché magari potremmo avere utile perché diversi. Ogni tanto vedi, per esempio, quando vado magari in qualche posto, vedo il cinquantenne che legge... Certo. Roba, magari al book off, cioè, sta leggendo, sì, un manga per... Il manga è come per noi una lettura normalissima. Per bambini, il manga, sì. Per noi è una lettura normale il manga, da loro non è che...
Però qui, da quello che ho capito, il nerd comunque non è visto, anche qui non è visto benissimo. Esatto, il nerd nerlotaku, tipo quelle che fanno le foto dei treni, Tetsuota. Esatto, ci sono i nerd e gli otaku, questa cosa qui, qua. Qui è un po' diverso, cioè da noi tipo, ah, dicevano, ah, tipo da in Italia, beh, ah, guardi Dragon Ball, sei un nerd, cioè adesso è roba dell'altro mondo, cioè Dragon Ball è normale. Sì. Quindi non sono così. L'altra cosa da dire del Giappone è che sono tutti che lavorano, ah, che in Giappone 10 occhiaie, 24 ore lavoro, sì, no, sì. No. Non più. Non più, diciamo meglio, non più. L'altra cosa, boh, direi, su me questi due. Ok. Va bene, io direi che... Attenzione. Direi che ci siamo, al... 1 ora e 34. Solo. Ragazzi, questo video è tutto gratuito, non dovete pagare. Come no? Non ci saranno pubblicità. Oh, no. Vado contro il mondo, vado contro il mondo. La PayPal. Qui è la PayPal. Potresti chiamare PayPal per fare due donazioni al volo, quando vi arriva la busta a casa. la busta paga. Assolutamente. E paga. Qui vi salutiamo da Birds Mall, il centro degli uccelli, Futako Tamagawa, in diretta. Da qui la linea è la linea di studio. Abbiamo la linea, ragazzi. Abbiamo la linea, abbiamo i microfoni. Funziona ancora? Sì, c'hanno ancora la batteria. Mi sa che è spento. E io direi che abbiamo finito. Grazie mille, un piacere, Ludo, un per onore. Questo video, questa intervista, su questo canale non la guarderà nessuno, ma veramente penso neanche i parenti, ma no, quelli proprio stretti, mia mamma nemmeno. Salutiamo. E un'ora e mezza, boh, noi dovevamo fare 20 minuti, vabbè, tagliamo magari con 3, un'ora e 20, doppio espresso, un caffè doppio. Assolutamente. E niente. Ah, non c'è il caffè doppio in Giappone. Ci vediamo. È bravo, c'è. Piccola critica alta. se c'è 1000 yen. Se c'è 1000 yen, che sono 6,50 euro, un po' troppo. E niente. Noi vi salutiamo da qua, Futako Tamagawa, sud di Tokyo. Tokyo vera. Ci vediamo al prossimo episodio, se ci sarà, perché non credo, visto che abbiamo fatto un'ora. Nessuno. Magari cambia secondo gli occhiali. Me, nessun altro si vuole presentare per le interviste, però noi l'abbiamo fatto il primo. E la riprova, io vi saluto, un saluto da Oliver De Cowboy e Ludovico. Link Instagram in descrizione. E niente, vi salutiamo, un abbraccione, alla prossima, ciao.